mentre canta l'inno si fa la statua. Possono parlare anche senza questo, cioè, però. Senti, quelli che se lo sono dimenticato gli va dato quelli sulla sinistra. Questo bianco. No? Questo. Sì, sì, perché quelli sulla sinistra sono invece originali. Sono originali di quelli dimenticati qui, però se. Sì. Alessandra, dovrebbe essere qui intorno. Cestino da quando? È roba di stamani questa? Quanto manca alle 11? Sono le 10:41. Ah. Allora fra 20 minuti finisce l'emendamento. Finisce la consegna. Però a norma di regolamento la mezz'ora di ritardo è già passata, quindi potrebbero richiedere, diceva.
Bene, si può iniziare. Quindi chiedo di fare l'appello. Agostini, Albini, Alessandri, Bassi, Bertini Enrico, Bertini Stefano, Biber, Viti, Bonifazzi, Borselli, Cellai, Chiavacci, Collesei, Crucolini, De Zordo, Di Puccio, Dormentoni, Fittante, Fratini, Galli, Gallo, Giambanco, Gianni, Giocoli, Giuliani, Grassi, Lauria, Livi, Locchi, Meucci, Pezza, Pierguidi, Pieri, Pugliese, Razzanelli, Renzi, Ricci, Roselli, Sabatini, Sarra, Scino, Scola, Sguanci, Spini, Stella, Tenerani, Torselli. Bene, a questo punto possiamo iniziare. Prima di iniziare ascoltiamo l'inno nazionale.
Bene, 30 i presenti, quindi ben oltre il numero legale. Vi ringrazio anche stamani per aver iniziato i lavori di questa che sarà la seduta che ci consentirà, nello sviluppo del dibattito e del voto, l'approvazione delle controriduzioni al piano strutturale, di aver iniziato con una bella dimostrazione di presenza e quindi di autorevolezza del Consiglio Comunale nello sviluppo dei suoi lavori. Ringrazio anche tutti gli uffici che hanno operato in questi giorni, naturalmente il lavoro della Commissione che attraverso la Presidente Elisabetta Meucci ha avuto intense sedute che hanno sviluppato un lavoro di sintesi molto importante con l'approvazione di quello che possiamo chiamare un maxi emendamento e che sarà il frutto di un lavoro costruttivo di maggioranza e opposizione nel perfezionamento dell'atto piano strutturale, alla luce di un numero di osservazioni che era stato molto nutrito, che era stato molto alto, più di 400 osservazioni. La Commissione si è in questo ben rapportata agli uffici che davvero hanno svolto una funzione di supporto, di sintesi, di approfondimento molto importante. La sala adiacente alla sala delle miniature, che chiameremo la sala della pianificazione urbana, con tutte le sue carte al terzo piano, è stato anche un momento di confronto con i cittadini e con le persone che attraverso le carte volevano capire le linee strategiche della città in questo atto, e quindi oggi noi andiamo a un dibattito e a un voto che sarà foriero di strategie importanti per la città, una città che sarà caratterizzata nei prossimi anni proprio dal seguire nel piano urbanistico le linee guida dell'atto che oggi noi andiamo ad approvare. Proprio per questo do la parola al Sindaco Matteo Renzi. Sindaco Matteo Renzi, che è in prima persona stato impegnato proprio nell'elaborazione del piano, la delega è una delega che lui ha seguito, portato avanti, devo dire anche dando tratti di linee importanti, penso appunto alla riqualificazione di quelli che erano contenitori e volumi esistenti, penso al nuovo sistema della viabilità. È importante, consentitemi di tratteggiarlo proprio anche per la presenza che io ho in Consiglio regionale, che questo piano venga nello stesso momento in cui l'assessore Luca Ceccobao ha presentato quello che saranno le linee guida di un testo di legge che sarà approvato dal Consiglio regionale proprio sulle opere infrastrutturali, quindi ciò che sono le scelte di questo piano strutturale vanno temporalmente a intersecarsi proprio con quello che sarà il piano delle opere pubbliche, quindi vi potrà essere anche un lavoro di supporto alla regione, della regione al Comune di Firenze, lavoro che del resto sul piano regionale di sviluppo è stato preventivamente impostato attraverso un'audizione che ha avuto giovedì scorso, lo voglio dire, il vice sindaco Nardella, e con 12 emendamenti che abbiamo concordato insieme proprio nella prima commissione. Giovedì prossimo troverà la prima concretizzazione di un lavoro di supporto economico da un punto di vista della regione alle opere che in questi atti noi mettiamo sul piano del Comune di Firenze a livello urbanistico. La parola al sindaco Matteo Renzi. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la ringrazio e vi ringrazio per l'introduzione, per la presenza qui stamattina, per un appuntamento che riveste un carattere di importanza evidente sul quale sarebbe la palissiano insistere. Stiamo ragionando del piano strutturale che viene finalmente approvato. Nel corso delle consigliature precedenti ci siamo andati vicini, abbiamo preso un paio di pali, mettiamola così, perché si sono adottati in un paio di circostanze dei piani strutturali che poi non si sono approvati per vicissitudini e vicende varie. Invece ci siamo oggi, esattamente 2 anni dopo l'elezione a sindaco alla fine del ballottaggio, il 22 giugno del 2009, meno di 2 anni dopo l'insediamento, festeggiamo il patrono
con l'approvazione di un bilancio significativo, festeggiamo il patrono con la torre di San Niccolò, festeggiamo il patrono con 6,5 ettari di aree pedonali, ma festeggiamo il patrono soprattutto raccontando qual è l'idea di città. Devo aprire, ma chiuderò nello stesso modo, con un grazie. Io ho scelto di tenere la delega all'urbanistica non perché abbia una particolare predilezione per la materia o perché venga da una corposa esperienza accademica in questo settore. Ho scelto di tenere l'urbanistica come un atto di coraggio e di assunzione di responsabilità all'indomani di una elezione nella quale si erano verificate polemiche, si erano registrate polemiche in questo settore. Non mi andava di far passare il messaggio che l'urbanistica fosse una patata bollente da dare a qualche assessore. Avevo il desiderio profondo di dire che l'urbanistica era il luogo nel quale era lo spazio culturale, politico e amministrativo nel quale l'intera giunta rappresentata del sindaco si sarebbe giocata. E quindi sono particolarmente fiero e felice di aver portato oggi all'attenzione del Consiglio il piano strutturale con una tempistica davvero significativa. Ma il grazie è da passare immediatamente ad altri, perché il merito non è mio, il merito è innanzitutto dei tecnici che hanno fatto un piano strutturale, si dice fatto in casa, e ci sono polemiche su questo perché qualcuno dice che bisognerebbe ricorrere a grandi nomi dall'esterno, che bisognerebbe andare a pescare nel mare magnum delle competenze altrui, il fatto in casa quasi come uno svilimento, dipende. Mia nonna faceva delle torte fatte in casa molto decisamente superiori rispetto a quelle che compro in qualche pasticceria. È anche vero che delle robe un po' rammendate vengono peggio che delle robe ben confezionate. Bisogna vedere la qualità. Signori, è come quando si fa una polemica sulla fortezza da basso sul progetto per dire che bisognava chiamare gli architetti esterni. Ma che senso ha questa discussione? Che senso ha affidarsi all'album delle figurine delle archistar senza entrare nel merito della progettazione? Perché può essere una cosa fatta in casa che fa schifo e può essere una cosa fatta in casa che è fatta bene. E ci può essere un archistar che fa un progetto strepitoso e ci può essere un archistar che fa un progetto che fa schifo. Perché l'idea che la firma sia strumento di garanzia è un grande alibi che in qualche modo giustifica la fatica del nostro pensiero. E se c'è una cosa che rivendico nella impostazione del piano strutturale e anche di alcune scelte che noi abbiamo fatto, è proprio il desiderio profondo di affermare che occorre valutare i progetti per come sono, non affidarsi semplicemente a una firma che col suo nome bypassa la fatica del ragionamento. Le murate si sono fatte in casa. C'è stato un pensiero di Renzo Piano all'inizio, del tutto importante e significativo, no, voglio essere molto chiaro, il pensiero di Renzo Piano all'inizio è un pensiero di Renzo Piano che non ha avuto alcuna corrispondenza ufficiale e definitiva con il progetto non l'ha fatto Renzo Piano, vorrei essere chiaro, il progetto l'ha fatto Melosi, l'ha fatto Pittalis, l'hanno fatto queste persone qui, dipendenti del comune, qui va il nostro grazie, perché secondo me il progetto di Burato è più bello di progetti di qualche archistar che so a Novoli, per me. Poi a qualcuno piace più Novoli, a me piace più le murate. Però è anche vero che in alcuni casi dipendenti comunali o provinciali o regionali non hanno fatto un buon lavoro e quindi sarebbe stato più logico andare altrove. Bene, la fortezza da basso è un bel progetto. Quando gli architetti ci contesteranno il merito del progetto, noi dovremo rispondere ed essere pronti a confrontarci su questo. Ma quello è un bel progetto. E allora questo piano strutturale è un piano strutturale che è stato fatto da persone che hanno messo il cuore, che hanno utilizzato il materiale conoscitivo del passato, è bene dirlo, e che hanno concretizzato una ispirazione che era l'ispirazione che la politica dava. La logica del piano strutturale zero volumi, o come dice qualcuno, non è volumi zero, è volumi sotto zero. Il primo piano strutturale surgelato della storia di questa città. Ecco, il grazie va a tutti i tecnici, a quelli che hanno passato le nottate
a rispondere alle osservazioni, a valutare, a discutere, ai tecnici che ci hanno segretamente e non solo segretamente insultato quando gli davamo delle tempistiche particolarmente strette, i tecnici che ci hanno creduto perché si sono resi conto che dal piano strutturale approvato in 2 anni passava la ripartenza dell'urbanistica fiorentina. Con grande determinazione, ringrazio su tutti, dico un nome, potrei dirne tanti, ringrazio l'architetta Fanfani che è stato il punto di riferimento e la responsabile di questo grande investimento, ma con lei vorrei che dal direttore dell'area di coordinamento al direttore della struttura a tutti i lavoratori di via Andrea del Castagno ci fosse l'orgoglio e la responsabilità di aver fatto una cosa fatta in casa per bene, bella, buona. Grazie. Il secondo ringraziamento va a chi ha assunto la responsabilità politica, in qualche modo anche una supplenza politica, ovviamente alla maggioranza, che ha condiviso dal primo giorno il piano strutturale zero volumi senza che nessuno aprisse su questo polemiche. Non era facile, perché significava mettere in discussione un'idea economica per cui le città crescono e si sviluppano soltanto costruendo ancora. Un'idea che è di una società ormai andata, è un'idea che poteva avere un senso negli anni 70, negli anni 80, dove lo sviluppismo potesse essere la cifra costitutiva di una città. Per me non è così. Io non sono nemmeno l'alfiere della decrescita, stimo Serge Latouche, lo leggo, ma non credo che il futuro sia la decrescita, vorrei essere chiaro, perché altrimenti si passa da un eccesso all'altro. Ma l'idea che una città abbia un futuro economico se fa le villette a schiera, a Firenze è tutta da verificare. Noi abbiamo detto di no, anche prendendoci degli insulti, dei fischi, dei rischi. Io ricordo qualche associazione di categoria che in questi 2 anni ha provato, con la timidezza di chi sa di essere autoreferenziale, anche se cerca di non raccontarselo, di mettere in discussione e anzi di volerci accusare di un danno economico a questa città. Signori, se le aziende sono pronte a partire, in questa città c'hanno un sacco di lavori da fare. Il problema è che il sistema delle aziende di questa città, il sistema economico di questa città, è un sistema ancora troppo chiuso e troppo bloccato. Non sentirete mai il sindaco della città parlare e mettere bocca su vicende che non gli competono. Io non entrerò mai sulle dinamiche che competono ovviamente l'assegnazione di un lavoro o le valutazioni di un commissario o le decisioni di un soggetto terzo. È il mercato, bellezza, è l'economia. Ma posso mettere bocca nel dire che se oggi questa città ha degli appalti bloccati è perché c'è un sistema ancora troppo chiuso, dove la rendita di posizione di alcune realtà, grandi realtà, che poi in realtà nella competizione mondiale si scoprono medio-piccole, sta bloccando la possibilità di fare dei lavori che sarebbero pronti a partire. Se sono fermi alcuni cantieri, non è per il piano strutturale del Comune di Firenze, è perché le aziende non hanno avuto la forza di poterlo mandare avanti. Poi si può discutere di come si debba velocizzare i lavori, tutto bene, siamo sempre disponibili. Ma se c'è questo tema, e sarebbe interessante approfondirlo in una discussione seria, serena tra di noi, è anche perché si è pensato in passato che si potesse tutelare Firenze facendola un'arena chiusa dove giocavano sempre i soliti. E quando giocano sempre i soliti qualcosa non funziona. E quando giocano sempre i soliti i risultati sono che i lavori non partono. E quindi ben venga se arriva qualcuno a spezzare questo equilibrio, perché è un qualcosa che fa il bene della città e che fa il bene della discussione. Bene, la supplenza politica di cui parlavo è stata sicuramente esercitata dalla maggioranza, dai capigruppo di maggioranza che voglio ringraziare, da chi col proprio voto non contrario, anche nell'atto della adozione, ci ha incoraggiato su una linea del piano strutturale zero volumi che non era scontato. Io ho apprezzato che forze politiche con le quali ho anche violentemente discusso, violentemente no, una parola brutta, con cui ho aspramente discusso a livello di politica nazionale, si siano ritrovate qui in Consiglio Comunale a dare un'astensione al bilancio, come avevano dato un'astensione al piano strutturale, segno che l'ideologia non arriva al punto da mettere in discussione il merito dei provvedimenti. Però, accanto al ringraziamento ai consiglieri, e poi vengo al tema di discussione, un ringraziamento particolare lo voglio fare alla Presidente della Commissione Urbanistica, Titta Monci.
l'applauso unanime, perché vedo che si sommano agli applausi del centro-sinistra anche gli applausi della sinistra e del centro-destra. Diciamo la sinistra, come si può definire? Definire sinistra radicale Spini è un po' forte, diciamo. La De Zorda arriva alla fine perché c'ho da parlarne. Ma si sommano anche gli applausi della destra, beh, credo che sia un riconoscimento, Titta, che è assolutamente dovuto e del quale ti sono non soltanto istituzionalmente ma anche personalmente grato. Cos'è il piano strutturale? Il piano strutturale è l'occasione di una riflessione sul ruolo della città. Farla a Firenze, nel luogo della città ideale dell'Alberti, farla a Firenze nel ruolo dove la politica ha espresso con Machiavelli, con Guicciardini, con Savonarola le punte più alte della riflessione del Rinascimento, dove si è formulata in modo compiuto per la prima volta la riflessione sul ruolo della comunità locale nel Novecento, grazie a Giorgio La Pira, che ha avuto l'intuizione di tenere insieme la quotidianità che è concretezza, dalla mucchilatte all'AFAM, dalla battaglia per il Pignone alla lotta per gli sfollati, alla grande visione di una città capace di essere non soltanto un ammasso indistinto di gente, non un insieme, un cumulo occasionale di pietre, come abbiamo scritto nella premessa al piano strutturale. Bene, in questa città, la città dell'Alberti, la città della politica, la città dove il Novecento ha conosciuto e ha dato del tu a una discussione civica così importante e significativa, fare una riflessione sul piano strutturale qui è particolarmente bello. Lo spazio delle città cresce. Da qui al 2050 si prevede che più del 65% della popolazione mondiale andrà a vivere in ambienti urbani. Ci hanno raccontato che finiva la storia. Noi che abbiamo fatto la maturità negli anni 90, mi viene bene per fare un abbraccio a chi oggi è sotto i ferri dell'esame di maturità. Noi che abbiamo fatto la maturità negli anni 90 ci siamo sentiti dire dai professionisti del pensiero unico che era finita la storia. Abbiamo scoperto che la storia non era finita, che al massimo era finita la geografia, si erano spezzettati gli stati, che lo Stato centrale paradossalmente perdeva quel ruolo che aveva avuto ai tempi della cortina di ferro e della guerra fredda. Si è disgregato uno Stato centrale paradossalmente rafforzandosi la burocrazia centrale, cui si è sommata in Italia, con scelta poco saggia del legislatore, un neocentralismo regionale che ha preteso in alcuni casi di disciplinare anche le virgole, provocando ritardi su ritardi e concorrendo e contribuendo al clima di difficoltà economica, perché quando tu sommi competenze di comuni, province, quartieri, comunità montane, regioni, tutte insieme sullo stesso settore, non hai neanche un responsabile a cui dare la colpa del fatto che ti venga dato un diniego che non hai neanche capito dove viene a bloccarsi. Stiamo assistendo a una discussione culturale che è strepitosa. Signori, ma vogliamo dirlo che il capo di gabinetto della Casa Bianca lascia la Casa Bianca per andare a fare il sindaco di una megalopoli, certo, ma per andare a fare il sindaco? Mi riferisco a Rahm Emanuel, nuovo sindaco di Chicago. Vogliamo dirlo o no che nel modello culturale della destra inglese, che si può condividere e si può non condividere, ma il ragionamento della big society, su cui si può innestare una grande discussione sulla sussidiarietà a livello europeo, a livello italiano, l'idea che la comunità locale torni protagonista è l'idea più interessante che la destra inglese abbia prodotto dopo aver teorizzato che quella cosa chiamata società non esiste, con Margaret Thatcher. Vogliamo dirlo che lo spazio delle città nel tempo della globalizzazione è particolarmente interessante. Cosa dice questo piano strutturale? Questo piano strutturale dice che la città vuole essere quello che è lovable, come dice Financial Times, amabile, ma anche livable, vivibile. Vuole tenere insieme la sua bellezza con la capacità di essere un insieme di donne e di uomini, non essere soltanto un museo a cielo aperto. Firenze può e deve recuperare una fedeltà alla propria identità, una lealtà con se stessa, e se vuole essere leale con se stessa deve essere capace di liberare il pensiero
deve essere capace di suscitare e rinnovarsi, avrebbe detto un cantante che per me è un poeta, di un'antica speranza. Liberare il pensiero che è sempre più raro, rinnovare il pensiero di un'antica speranza. Ci vogliono in questo tempo nel quale parlano di omologazione tutti uguali, tutti con il codice a barre. Codice a barre che deve essere ovviamente ben visibile, altrimenti non va bene. Firenze può rispondere con la fantasia, con il talento, con l'innovazione. Il piano strutturale zero volumi dice questo. Il piano strutturale zero volumi dice che si può dare un diritto di cittadinanza alle idee nel tempo della globalizzazione. E guardate che su questo la partita simbolica è San Firenze. La partita simbolica è San Firenze, perché a San Firenze sarebbe stato facile portare gli uffici del Comune. Non avremmo rischiato niente. Ci sono degli spazi che con tre o quattro mossettine diventano uffici comunali, si risolve un po' di affitti, siamo comodi, si arriva bene. Sarà questione di prendere qualche macchina in meno anche per i dipendenti del Comune e per gli assessori e per i consiglieri, ma questa è una storia che vedremo fin dai prossimi giorni. Però San Firenze si arriva proprio bene. Se noi vogliamo essere coerenti con questo ragionamento della città capace di suscitare energia e di liberare pensiero, San Firenze deve essere un luogo dedicato e destinato a una grande scommessa sul futuro. Ecco perché a San Firenze noi vogliamo creare uno spazio di libertà che consenta a 12 università da tutto il mondo, specie dai paesi emergenti, di venire a vivere un pezzo di Firenze e di fiorentinità, di avere uno spazio che sia vivo fino a mezzanotte, sempre, ma di avere anche uno spazio che non chiuda quando il Tribunale si sposterà. Perché il problema è che se no lo chiudi e per le leggi italiane lo riapri tra 7, 8, 10, 15 anni. E allora la grande sfida di San Firenze sarà riuscire a tenerlo aperto e contemporaneamente a rimodulare se stesso, facendone il cuore pulsante non soltanto dell'antica conformazione, diciamo, da teatro romano che vede in Palazzo Vecchio il cuore, ma il trade union tra Palazzo Vecchio e una Santa Croce che effettivamente va liberata da forme di degrado, ma che si libera non con gli spot di personaggi in cerca di visibilità, ma con una grande operazione di recupero urbano che passi dal protagonismo dei cittadini, che passi dalla riqualificazione dei luoghi, che passi dal ripensare spazi e dal ripensare relazioni. Mi fa sorridere chi dice che questa amministrazione tenta sfide impossibili per ansia di visibilità. Per come è fatta Firenze, per il ruolo che essa ha, ve lo garantisco avendo un po' girato in questi due anni anche a livello nazionale, se vogliamo imporre la proposta fiorentina basta non sbagliare. Se vogliamo stare nel dibattito nazionale in modo tranquillo basta non sbagliare. E per non sbagliare bisogna non fare grandi sfide. Perché se fai le sfide grosse rischi di batterla alla bocca. Non rischiare è la negazione dell'identità fiorentina. Mi piacerebbe dirlo a chi vive di rendita, a chi si lamenta, a chi ha paura di tutto, a chi dice che da domani sarà un disastro, a chi lo diceva anche due anni fa, salvo poi il giorno dopo aver cambiato idea perché com'è bella Piazza del Duomo, ma io l'avevo sempre detto. Mi piacerebbe dirlo a chi vive di conservazione in questa città, a chi immagina che la bellezza sia soltanto conservare ciò che già c'era, non capendo che questo significa distruggere il patrimonio culturale di Firenze, perché significa inarridire la pianta della fantasia e del talento. Noi ci stiamo intestardendo, dice qualcuno, nel voler cambiare Firenze. Io penso soltanto che Firenze sia come una bicicletta, sta in equilibrio solo se corre. E allora da questo punto di vista, se a Firenze non provi a cambiare, sei un mediocre. Se a Firenze non hai il coraggio di metterti in gioco e di rischiare, non hai diritto di incrociare con lo sguardo l'affresco del Vasari di Francesco I che dialoga con Clemente VII. Non sei un degno inquilino, ancorché pro tempore, di quella stanza. Perché se a Firenze continuiamo a giocare di rimessa, senza provare a imporre e a proporre le nostre suggestioni, signori, noi non facciamo né il bene nostro né il bene della città. Mi viene bene naturalmente dirlo perché è evidente che
Il grande dibattito in corso in questi giorni, che non è un caso se viene immediatamente dopo l'approvazione del piano strutturale, riguarda naturalmente le pedonalizzazioni. Ma la sfida che sta alla base, fin dal primo giorno del nostro mandato, è che si possa sconfiggere la cultura della rendita. Dire che questa città si è sempre fatto così e si continuerà a far così. In un mondo che cambia alle velocità di cui si parlava, se si continua a dire si è sempre fatto così, si perde. Si perde la strada per tornare a casa, ma si perde anche un po' della dignità di essere Firenze. In questo piano strutturale ci sta tutto quello che abbiamo pensato per vincere la rendita. La lotta a un turismo che si limita a aspettare le persone. Signori, fa parte dell'idea del piano strutturale persino la Firenze Card. Perché è l'idea che si possa offrire un'accoglienza che sia degna di questo nome. E che forse però imponga anche ai nostri operatori turistici di disarticolare i nostri luoghi comuni. Noi consideriamo una provocazione culturale, tra le più grandi che abbiamo fatto in questi due anni, il gesto di aprire il fontanello, ora Pubbliacco poteva farlo anche più bellino, ma insomma comunque il fontanello che c'è qui sotto e che oggi a mezzogiorno inauguriamo, il fontanello dell'acqua gratis, naturale e gassata per i turisti, perché non è giusto che un turista venga a Firenze e debba spendere 3 euro per una bottiglietta d'acqua. Occorre disarticolare l'idea che si debba vivere sulla rendita dello spennare il turista che arriva e provare a offrire un sorriso nell'accoglienza, che è il sorriso di una proposta più di qualità. Una Firenze che metta in gioco le proprie abitudini. Qualcuno dice che le pedonalizzazioni sono degli spot. Continuate a dirlo. Continuate a dirlo perché a forza di rincorrere gli spot avete perso il senso del film. E questo film ha una trama chiara, dove l'attrice protagonista è la bellezza di Firenze, ma dove il racconto, direbbe qualcuno, apriamo a cruccolini, la narrazione che proponiamo è la narrazione di una città capace di vivere con un luogo pubblico, uno spazio di libertà a 10 minuti a piedi dalla casa di ciascun fiorentino. Il Duomo era uno spot e noi abbiamo detto, signori, non è uno spot, è l'emblema del nostro piano strutturale, perché le piazze devono fare le piazze. Il sogno della città richiede, esige e impone il segno della piazza. Perché se tu non hai la piazza come luogo della condivisione, del confronto e dell'incontro, poi non hai diritto di chiamare i cittadini cittadini, li devi chiamare utenti. Gli devi chiamare consumatori, gli devi dare il codice a barre. Se invece hai la piazza, puoi permetterti la provocazione culturale di tenere aperto il Palazzo Vecchio fino a mezzanotte, puoi permetterti la provocazione culturale di andare a salvare il Teatro della Pergola, quando altrimenti sarebbe chiuso, sarebbe stato chiuso come in altre città. Puoi permetterti l'idea che al di là del giudizio etico ed estetico, sul Teatro del Maggio, il punto, nuovo Teatro del Maggio, il punto centrale è che di lì passa un pezzo della scommessa del futuro anche economico di Firenze, perché o noi facciamo vivere la notte dando appuntamenti l'uno dopo l'altro nei teatri, riaprendo magari anche il Niccolini, ma questa è un'altra storia, o facciamo questo oppure la gente attraverserà Firenze con l'alta velocità, passandoci dalla mattina alla sera, facendo un po' di coda all'Accademia, mangiando una bistecchina magari nemmeno appaissando perché se ne sono scordata sul fuoco, e poi facendo un po' di coda agli Uffizi, che fa sempre bene. La pedonalizzazione di Pitti e Tornabuoni dunque è il secondo passaggio di questo ragionamento. Potete continuare a non crederci e continuare a pensare che siamo sempre ai consigli per gli acquisti. La prossima volta, quando vedete la prossima, spero che vi convincerete che non stiamo scherzando. Qual è l'idea che sta alla base del piano strutturale e delle pedonalizzazioni e di quello che ho appena detto? È la città che richiede relazione, che richiede scambio, che richiede dialogo, che richiede confronto. È la città dove l'altro non è una minaccia, ma è un'opportunità. Perché il problema dell'altro come fonte di paura non vale soltanto, signori, per gli extracomunitari. In questo tempo che stiamo vivendo, è l'altro che è vissuto sempre come occasione di paura, anziché come possibilità di un accrescimento reciproco. È la città per la quale i vuoti contano nella discussione almeno quanto i pieni.
è la città dove parlare di ritmo dei passi non significa avere un'astrazione teorica, ma significa avere una quotidianità possibile. È la città dove il suono del cammino ha diritto di cittadinanza almeno quanto il frastuono del motorino. Forse sarà una formazione scout che, come dice qualcuno, fa capire tante cose, viene detta in modo un po' polemico e dispregiativo, ma mai vergognarsi di quello che si è. Ma la strada, per chi viene da una certa esperienza, non è soltanto il luogo dell'attraversamento. La strada è lo spazio dell'incontro. Io mi ero anche ripromesso e riproposto in un'idea un po' così, poi fortunatamente quasi subito cancellata, di venire in consiglio comunale e di portare delle immagini di film in cui la strada è il luogo. Pensate a alcune pagine di letteratura, ai momenti anche più belli della nostra vita. Non sono tutti indoor, sono all'aperto, sono spazi di relazione che si aprono. E allora, e vado rapidamente al merito del piano strutturale, anche se poi sarà Titta a illustrarne i contenuti con molta maggiore precisione. Lo scontro fondamentale dei prossimi mesi in questa città sarà tra i luoghi e i non luoghi. Piazza del Duomo aveva un pezzo che era non luogo, perché era soltanto attraversamento. La sfida vera di via Tornabuoni sarà farla diventare un luogo, sarà riportarci una libreria, perché chi si ricorda via Tornabuoni, non dico con una libreria perché verrebbe a dire con quella libreria, ma diciamo via Tornabuoni ha il dovere di tornare a presentare anche quell'aspetto, ma per far vivere via Tornabuoni, lo dico per gli esercenti commerciali che si stanno lamentando, tocca a loro, hanno la chance di potersela giocare adesso, a loro la valutazione se continuare con il coro greco, coro greco è una cosa seria, con il coro bulgaro delle lamentele, niente contro i bulgari, però il coro bulgaro è meno epico del coro greco, cioè non vorrei ora aprire un caso diplomatico, oggettivamente il coro greco ha una valutazione epica che il coro bulgaro, con tutta la dignità che possiamo riconoscergli, oggettivamente non ha. Se continua con il coro delle lamentele, prego, avanti, c'è posto. Vorrà dire che avrà vinto la rendita, che avrà vinto l'idea se è sempre fatto così. Abbiano il coraggio questi signori di tirare fuori, di investire come dovrebbero fare le imprese, di mettersi in gioco, di creare eventi, di dare spazi, di occasioni di incontro. Abbiano il coraggio di costituire le alternative agli outlet, ma che siano alternative culturali, non soltanto alternative commerciali. Abbiano la forza di richiamare persone, non soltanto per lo shopping, ma perché quel luogo deve tornare ad essere un luogo di vita. Abbiano la forza se ne sono capaci. Se non ne sono capaci li capiamo, ma abbiano la dignità di smettere di lamentarsi e basta, perché noi abbiamo offerto loro un assist, a loro il compito di capire se sono in grado di realizzare. E cari amici del centrodestra, datemi questa gioia, confrontiamoci in consiglio sui 100 luoghi, se volete fare fino a 100 punti, si può fare 100 punti, prima 100 punti e poi 100 luoghi, prima 100 luoghi e poi 100 punti, fate l'ordine dei lavori voi, noi vi si segue, confrontiamoci su questo. Andiamo a vedere punto per punto quello che stiamo combinando. Andiamo a vedere punto per punto quello che state facendo. Dateci vostri suggerimenti, che in questi due anni sono come le previsioni del tempo di alcune città, non pervenute. Non pervenute. Sì, sì, può darsi, cittadini hanno un'idea diversa. Ma non è un problema. Non rincorrete il fumo dell'ideologia. Abbiamo un anno almeno senza elezioni. Oddio, mi ha detto. Però quelle politiche non dipendono da noi, ho la sensazione nemmeno da voi, ma questa è un'altra storia. Dateci la gioia di un confronto sereno e serrato su quei luoghi, punto per punto, e vediamo se la sfida che possiamo portare avanti, difficile, è quella di consentire, io non lo so, se volete telefonare potete andare anche fuori, no, tranquillamente, nel senso che perché è un po' difficile fare la sfida con il centrodestra mentre di qua c'è il concerto in do minore, ma comunque si può fare la sfida al centrodestra anche con il concerto in la maggiore, quindi non c'è problema. Dateci l'occasione e l'opportunità di mettersi punto per punto a discutere su come un non luogo diventa luogo e su come evitare che un luogo diventi non luogo.
Se saremo capaci di fare questo, il piano strutturale sarà la gigantesca cartina di tornasole per tutti noi, perché ci consegna alcune suggestioni significative che derivano anche, lo dico con molta gioia, da 14 mesi di lavoro significativi, 430 giorni. Mai una grande città ha approvato un piano strutturale in 430 giorni. 8 atti deliberativi, 61 sedute delle commissioni consigliari, di cui 41 della FRE, che è la commissione urbanistica, e 20 delle altre, 20 incontri con i quartieri e i comuni contermini, 25.000 accessi al sito, il primo piano strutturale che è andato su Facebook, 175 incontri di consultazione assistita, vale a dire con i nostri tecnici, dal 12 gennaio al 13 marzo di quest'anno, 2.000 cittadini consultati singolarmente, di cui 1.200 intervistati per telefono, 150 partecipanti al town meeting del luglio del 2010, 162 partecipanti ai 9 focus group, 500 partecipanti all'evento alle murate. E ancora, 71 contributi alla valutazione integrata intermedia, 384 osservazioni, 800 punti di controdeduzione. È un piano strutturale che ha fatto della partecipazione un cardine. Mi si dirà, ma cosa avete cambiato? Abbiamo cambiato molto, abbiamo avuto la forza e il coraggio di rimetterci in discussione. Abbiamo anche detto dei no, spiegando. Voglio dire qui una cosa che forse non è attesa, ma che mi sento di dire. Il piano strutturale è stata anche l'occasione perché questa giunta valuti con grande attenzione e forse rimetta in discussione, se necessario, le valutazioni sul meccano tessile. Perché è giusto che l'ansia che ha preso una parte dei cittadini sia confrontata, verificata e valutata nel merito con chi ha delle proposte e dei progetti. Non dico che su questo saremo nelle condizioni di garantire ciò che una parte dei comitati vogliono, non dico questo, ma dico che dopo 30 anni ci prendiamo altri 2 mesi sul meccano tessile, mettiamo uno stop ai progetti che avevamo individuato e andremo a settembre a un confronto serrato con la popolazione di quella zona, e se ci sarà da cambiare idea la cambieremo, perché cambiare idea sulla base delle indicazioni dei cittadini non è un atto di debolezza, è un atto di forza, e comunque quando uno ha la possibilità di confrontarsi e poi eventualmente di cambiare, deve avere il coraggio di dirlo e di farlo. Firenze è in questo piano strutturale presentata come la città che vuole diventare la capitale della green economy, che vuole essere una città in nome della sostenibilità, che punta da qui al 2020 a arrivare a 400.000 abitanti, che prova a completare il sistema delle infrastrutture anche accogliendo, ove necessario e ove richiesto dalle leggi, il contributo di aziende e di realtà che vengano da fuori. È la città dove firmiamo il patto dei sindaci, lo porteremo all'attenzione dell'Unione Europea a metà agosto, l'abbiamo già firmato, ma il piano l'11 agosto, l'ultima giunta prima dell'estate, licenzierà il nostro documento sul piano energetico, perché noi vogliamo arrivare al 20-20-20 del 2020, alla riduzione delle emissioni del 20%. Possiamo farlo attraverso gli interventi sulle briglie in Arno, attraverso l'investimento nell'edilizia pubblica, su cui poi rapidamente andrò a concludere. Vedo facce preoccupate e perplesse. Ci prendevate per pazzi anche quando vi dicevamo che Piazza del Duomo sarebbe stata pedonalizzata, o che avremmo fatto facce nuove, o che avremmo ridotto il numero degli assessori levando una fila, perché adesso non ci si ricorda più, ma qui c'erano 2 file d'assessori, le file di banchi più che 2 file di assessori. Completeremo il sistema infrastrutturale di questa città e arriveremo al sistema di auto elettriche ragionevolmente nel 2016, se il mercato delle auto elettriche avrà i tempi che ha previsto di avere. In realtà sono già in ritardo di 6 mesi sulla introduzione dei meccanismi tradizionali. Siamo pronti a portare il tram dove sapete, è inutile che vi ridica le posizioni sulla TAV, sull'aeroporto, sulla mobilità, perché le abbiamo già dette in tutte le sedi. Quello però che vogliamo dire è che, e davvero concludo, ci si è fatta nei tempi giusti. Il primo tema: se un'amministrazione ha questa idea di città, deve essere conseguente e coerente non soltanto nel regolamento urbanistico e nel regolamento edilizio, ma deve essere anche coerente nella propria costruzione di edilizia popolare.
Considero un fatto di grandissimo rilievo che l'assessore Fantoni abbia firmato con l'assessore Allocca un protocollo per recuperare circa 20 milioni di euro da mettere a Torre degli Agli. Le avete viste le case popolari di Torre degli Agli? Hanno necessità di intervento immediato, perché una città degna di questo nome non utilizza le case popolari come luogo di serie B. Noi andremo a distruggere e a ricostruire con i criteri di casa, diciamo, i criteri di, in classe A. Noi andremo a creare edilizia popolare con le strutture in legno, che non è un serie B, ma è una valorizzazione, con l'abbattimento del 90% delle bollette in Gavinara. Abbiamo degli interventi, come quelli dell'area Pegna, che sono ulteriormente positivi da questo punto di vista, anzi. Però crediamo che su questo tema occorra di più, sia da parte del governo centrale che da parte del governo regionale. E vorrei fare un appello da qui, in primis al governo, perché finalmente si sblocchi la storia delle caserme. È una vergogna che ancora oggi questo Paese non abbia dato compiuta destinazione al patrimonio immobiliare della difesa e del demanio civile. Do atto al sottosegretario Crosetto di un impegno significativo in questo senso, lo ringrazio per la disponibilità che ha avuto nei nostri confronti, mi auguro che questa disponibilità si traduca in gesti concreti, perché il piano strutturale zero volumi, per evitare di essere un incoraggiamento alla rendita, ha bisogno che ci siano degli spazi, è vero che ne abbiamo in abbondanza anche noi, ma vi rendete conto di che cosa potrebbe significare, cosa potrebbe valere per questa città l'opzione Lupi di Toscana, piuttosto che alcune delle caserme del centro? Piuttosto che alcune delle caserme della periferia di Firenze Sud, larga parte delle quali totalmente o parzialmente disabitate. Però c'è anche da fare un appello alla Regione. Mentre aspettiamo che con il Ministro La Russa si possa chiudere il protocollo entro luglio, c'è anche un tema regionale che non è banale. La Regione ha distolto 130 milioni di euro da questo settore. E ha 200 milioni di euro che intende spendere per vari motivi, rispettando in modo fin troppo puntuale il patto di stabilità. Non più di 50-60 milioni l'anno, servono più risorse sull'edilizia popolare. Perché se non c'è questo ci sono 4.000 famiglie che sono al limite della povertà, o comunque che hanno il diritto di avere un alloggio popolare. E penso che sia dovere di una città che mette il nome di Giorgio Lapira nell'introduzione della valutazione integrata del piano strutturale, il discorso di Lapira all'Isolotto, non soltanto il nome di Giorgio Lapira, ma il discorso di Lapira, non case ma città, avere l'attenzione e lo sguardo rivolto in particolar modo all'edilizia residenziale popolare. E poi c'è un tema che invece è più legislativo, lo dico con grande rispetto all'assessore alla casa regionale. Io trovo che sia molto appariscente e di visibilità salire sui tetti per protestare contro i tagli del welfare. L'abbiamo detto anche in sede di bilancio. Questi tagli ci sono e sono innegabili. L'ho detto ieri anche al Ministro Sacconi. Siamo passati da 2,5 miliardi a 570 milioni. Si sono azzerati alcuni fondi. Però quando uno scende dal tetto e va in ufficio, bisogna fare la legge regionale nuova. Perché è dal 96 che siamo con una legge regionale che non ci aiuta, che è inadeguata, che non consente ai comuni un effettivo equilibrio economico dell'edilizia popolare, che misura i redditi per entrare in graduatoria in modo particolare, singolare, non legato ad esempio all'ISEE, e che ancora ha dei criteri per la graduatoria che non ci convincono. Allora, quando uno ha finito di salire sui tetti, se scende giù e ci dà una mano, vedrà che è più di sinistra cambiare quella legge che non avere un po' di visibilità sui media. E credo anche, lo dico perché è la conclusione di questo ragionamento del piano strutturale, che da sinistra ci saremmo aspettati, dalla sinistra radicale, perché poi noi riteniamo che questa sinistra, la sinistra che vince, la sinistra che convince e la sinistra che è credibile, ci saremmo aspettati parole diverse su questo piano strutturale. Lo dico con la stima che lei conosce alla consigliera De Zorbi. Ho letto l'ultimo comunicato stampa di un'altra città, un altro mondo, e ho pensato che vi meritereste due piani strutturali fatti da quadra, per il tono che avete utilizzato. Perché aver... No, non c'è tempo per rispondere. Ho anche premesso la stima, sicché, figurati.
A posto. Il piano strutturale zero volumi che noi abbiamo immaginato e concepito è una sfida. Attaccare sulla vicenda delle ferrovie, ignorando che le ferrovie hanno già dei volumi, che sono volumi abbandonati, 39.000 metri quadri alla Leopolda, per esempio, per dirne una, e non capire che su questo tema noi stiamo dicendo, signori, prendete i vostri volumi, buttateli giù e fateci delle strutture più belle, anche perché meno belle, francamente, è un po' difficile. Non capire che stiamo applicando il principio di piano strutturale volumi zero anche alle ferrovie è un atto che nega la proposta che abbiamo fatto fino a questo momento. Non prendere atto che Castello non si cancella con la gomma. C'è un modo per cancellare Castello. Si fa un atto in consiglio comunale e si dice eravate tutti a scherzi a parte. Chi ha firmato con l'inchiostro simpatico. Voi avete voglia di consegnare una causa da 300 milioni di euro alle prossime generazioni? Voi pensate che sia responsabile, al di là che ora utilizzare la parola responsabile in politica dopo l'intervento del noto filosofo contemporaneo Scilipoti è un po' difficile, diciamo, pensate che sia lungimirante e saggio attribuire e affibbiare alle prossime generazioni il peso delle vostre indecisioni? Voi pensate che sia giusto dire noi si piglia e si cancella, arriverà qualcuno e poi tra 20 anni pagherà 300 milioni? Ma vi sembra questa la politica? Vi sembra questa la politica? Quella che porta il debito pubblico a essere al 120% del PIL, che porta ogni neonato ad avere su di sé il peso di un debito che non è serietà? Signori, ciascuno di noi, quando pensa ai propri figli, qualcuno anche ai propri nipoti, pensa a cosa gli lascerà, il più tardi possibile, voglio dire, cioè, non è che vorrei fare gesti, vedo gesti non elegantissimi in sala, ma quando arriverà quel momento, e garantisco per esperienza che arriverà a tutti noi, l'obiettivo sarebbe quello di dire, io ai miei figli e ai miei nipoti lascio un patrimonio di idee, di pensieri, di spiritualità, di bellezza, di sogni, ma lascio anche qualcosa se mi riesce, se ce la faccio, vorrei lasciargli qualcosa. La generazione politica che ci ha preceduto ci ha lasciato i debiti, ci ha lasciato il chiodo, è stata il ristorante e ha lasciato a pagare. Io credo che se siamo seri con noi stessi e con i nostri figli, alla generazione che verrà non lasceremo il chiodo dei nostri debiti, ma lasceremo una città che sia capace di ridurre il peso del costruito. Ho finito. Questo piano strutturale, per il quale torno a ringraziare gli uffici, la Presidente di Commissione, il Consiglio, è il segno di una città che ha voglia di investire in curiosità e che ha voglia di mettere da parte la pigrizia. È vero, chi investe in curiosità e non si limita alla pigrizia rischia. Rischia la polemica personale, rischia il fallimento. Rischia l'insuccesso. Io penso che il marchio di infamia sia non provarci, non fallire. Ma penso anche che se questa classe dirigente continuerà a sfidare Firenze per tentare di fare di Firenze una città in movimento capace di corrispondere ai sogni più belli che abbiamo sempre espresso, allora potremmo dire che il piano strutturale a zero volumi non sarà soltanto un atto amministrativo, ma sarà l'atto principe al quale collegare il piano dei sindaci per la riduzione delle emissioni, il piano del traffico per una mobilità sostenibile, le valutazioni per una diversa politica di bilancio e anche, lasciatemelo dire, i sogni più belli per cui una città possa riscoprire il gusto della vivibilità alla faccia di chi continua a dire che a noi interessa solo la visibilità. Bene, grazie al Sindaco per questa
relazione che ha introdotto nel migliore dei modi quello che può essere il nostro dibattito. La parola a Elisabetta Meucci. Grazie Presidente, grazie consiglieri e grazie signor Sindaco per le sue parole nei miei confronti che mi onorano e che però devo aggiungere, cioè aggiungono anche commozione che non nascondo di provare in questo momento atteso da anni. In questo giorno in cui, nel pieno rispetto dei tempi indicati dal programma di mandato, viene oggi sottoposta al voto del Consiglio la delibera di approvazione del piano strutturale adottato il 13 dicembre. Già allora in quella seduta ritenni indispensabile sottolineare la brevità del tempo intercorrente fra l'avvio del procedimento e l'approdo in Consiglio, rapidità dovuta all'impegno congiunto e compatto di tutto il Comune di Firenze, in tutte le sue componenti politiche, organizzative e sociali, verso il raggiungimento di un obiettivo primario e fondante, qual è quello della progettazione del proprio strumento di pianificazione strategica. Vero e proprio fulcro del governo del territorio, la massima potestà attribuita dall'ordinamento ai comuni. Ma oggi, 22 giugno 2011, oggi che il piano giunge all'approvazione consiliare a poco più di un anno dall'avvio di una procedura che appare riduttivo definire complessa, come Presidente della Commissione Urbanistica ho il dovere e permettetemi anche l'orgoglio di iniziare il mio intervento partendo da qui, dalla rapidità dell'azione, da una concentrazione virtuosa dei tempi tecnici e dei tempi politici, non casuale, ma che lascia presupporre la presenza di un forte progetto politico. Insomma, alla fine, a volumi zero e a costo zero, possiamo aggiungere anche velocità tendente a zero, se si pensa che in Toscana l'IRPET ha rilevato un tempo variabile fra 3 e 6 anni per l'approvazione di questo strumento di pianificazione. La fase finale del procedimento è iniziata il 13 marzo scorso con la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, come sapete, e da quel momento la Commissione, senza attendere, come di solito avviene, la proposta dalla Giunta, ha cominciato a lavorare impegnandosi per conferire al processo di osservazione la stessa natura di partecipazione che avevano le fasi precedenti, con l'unica differenza che in questa particolare fase la partecipazione deve essere rivolta al miglioramento del piano. Si è cercato dunque di mantenere quella tensione verso un obiettivo fondamentale per la comunità, quella tensione che fin dall'inizio ci è sembrata sempre presente al tavolo, laddove i consiglieri hanno, senza eccezione, rivestito il ruolo di portatori di interessi generali, pur se differenziati nelle appartenenze politiche. È stato dunque pienamente compreso che la fase delle osservazioni rappresenta un momento importante sotto un duplice aspetto, sia perché consente di valutare quanto e come i contenuti del piano sono stati compresi e condivisi, sia perché permette di completarlo, migliorandolo nella forma e nel contenuto. E proprio questo riteniamo che sia avvenuto, non solo perché la Commissione si è impegnata in tal senso, ma anche e soprattutto perché i contenuti stessi delle osservazioni hanno indotto a riflettere su molti aspetti del piano, hanno sollecitato approfondimenti e promosso idee. Se si pone attenzione al fatto che su 500 schede di osservazioni ne sono state parzialmente o totalmente accolte 204, abbiamo un'ulteriore riprova dell'efficacia del percorso di partecipazione previsto dal piano. L'intero percorso, perché lo ricordo, il piano fin dalla prima fase della valutazione integrata si è concretamente posto l'obiettivo di cambiare l'approccio della disciplina urbanistica e la modalità di comunicazione con il cittadino per far condividere fin dall'inizio del suo nascere l'idea di città. Un percorso dunque di sperimentazione di nuove forme di contenuti e di nuove forme di confronto attuate anche in quest'ultima fase e le cui risultanze ci hanno nuovamente confermato nella volontà di proseguirlo con le stesse modalità innovative anche nel futuro, quando andremo a definire il regolamento urbanistico.
In questo contesto anche le osservazioni non dichiarate non pertinenti, in quanto fuori scala rispetto ai contenuti strategici dello strumento urbanistico, o perché considerate alla stregua di un tradizionale piano regolatore, oppure perché inerenti problematiche di carattere gestionale, anche molte di queste osservazioni hanno fornito un utile contributo alla comprensione delle esigenze dei cittadini e per la futura redazione del regolamento. In particolare, e questo è l'esempio più significativo, sono state prese in considerazione tutte quelle osservazioni che, pur rivolte a ottenere cambi di destinazioni d'uso, hanno messo tuttavia in evidenza superfici ormai prive della loro destinazione originaria. E quindi, pur non essendo queste accoglibili a questo livello, esse sono state valutate dando luogo al loro inserimento nel dimensionamento del piano, coerentemente con le modalità con cui è stato costruito, andando a modificare le tabelle del dimensionamento con un incremento di circa il 10% del totale generale, che vi ricorderete era pari a 1.169.500 metri quadri. Così come è avvenuto anche per quanto riguarda le osservazioni non pertinenti relative alla tipologia mobilità, che pur non appartenendo alla disciplina di settore, tenendo alla disciplina di settore, hanno dato luogo a riflessioni da parte della Commissione, sfociate in proposte di emendamento o formulazione di specifici indirizzi al regolamento urbanistico. Ma, in definitiva, anche la stessa esiguità delle osservazioni alla tipologia delle osservazioni presentate contro la scelta fondante del piano di eliminare i residui del PRG di nuova edificazione, e sono osservazioni che sono risultate quasi tutte non accoglibili, sta in qualche modo a dimostrare che la filosofia del piano, filosofia che d'altronde trova fondamento nel principio ormai consolidato che la forza della potestà pianificatoria consiste nella sua imparzialità, questa filosofia è stata compresa nella sua portata indiscutibilmente innovativa, non solo se confrontata con gli orientamenti della pianificazione territoriale italiana, ma anche rispetto a quella regionale. Le tematiche più rilevanti introdotte dalle osservazioni e che hanno contribuito al completamento del piano comportano modifiche del testo adottato e riguardano la tipologia ambiente, che conta 18 osservazioni, quasi tutte accolte. Questa è una tipologia molto importante, che ha costituito anche quasi tutto il contenuto delle osservazioni presentate dalla Regione. Queste 18 osservazioni apportano modifiche e integrazioni importanti sia delle norme tecniche che della tavola relativa alle dotazioni ecologiche ambientali, nell'ambito del quale voglio segnalare l'inserimento della rete ecologica intraurbana, costituita dagli elementi lineari, aree verdi, alberature stradali, parchi e giardini, ubicati all'interno del tessuto urbanizzato, così come proposto con particolare approfondimento anche da un'osservazione proveniente dagli ordini professionali. Sempre con riferimento all'obiettivo di un generale incremento delle dotazioni ecologiche e in collegamento con il tema strategico della perequazione, risulta interessante l'osservazione accolta che riguarda l'utilizzo come vuoto urbano delle aree rese libere dal trasferimento di superficie incongrue che dovranno di norma essere destinate a spazi pubblici, verde e piazze. Ricordo anche, in stretto collegamento con quelle appena illustrate, che la tipologia territorio rurale, con osservazioni accolte in gran parte, con modifiche delle norme concernenti le invarianti che riguardano il territorio non urbanizzato e con l'individuazione delle zone ad esclusiva o prevalente funzione agricole, che non era presente nel testo adottato. Rilevante per questo tema l'osservazione accolta ed emendata ulteriormente dalla Commissione per rendere più cogente l'indirizzo al regolamento urbanistico, l'osservazione che propone di istituire un parco agricolo nell'area dell'Oltegreve fino al confine comunale. Per quanto riguarda le tipologie invarianti e sistemi territoriali, la prima ha subito numerose precisazioni, trattandosi di tema che introduce la salvaguardia nei confronti del PRG, e la seconda
che ha visto una modifica consistente alla perimetrazione nell'ambito degli insediamenti recenti, rendendola più confacente allo stato dei luoghi come richiesto da Regione e Provincia. E nell'ambito della categoria denominata UTOE sono state ricomprese le numerose osservazioni dirette a contestare la perimetrazione effettuata dal piano delle parti di città e rispetto alle quali le controdeduzioni hanno riaffermato la valenza dell'elemento della strategicità che necessariamente deve essere presente nella progettazione di queste unità territoriali insieme a quelli sostanzialmente ricognitori dell'identità e della riconoscibilità. E in questo senso si è fatto particolare riferimento al criterio con cui sono stati disegnati i perimetri delle UTOE che comprendono territori posti sulle rive opposte dell'Arno, criterio in base al quale, attraverso il progetto di piano, quelle parti di città potrebbero raggiungere un interessante grado di coesione assumendo il fiume e il parco delle Cascine quali elementi di integrazione e non di barriera fisica. E sempre in relazione a quest'ultima tipologia sono state accolte varie proposte avanzate dai cittadini, gruppi politici, consigli di quartieri e comitati, relative alla riqualificazione di ulteriori aree, quali il Borgo di Castello, Piazza dell'Isolotto, Piazza Indipendenza e l'abitato di Ponte a Menzola. Quanto infine al tema del dimensionamento, sono state accolte le osservazioni dirette a modificare le quantità attribuite alle diverse destinazioni d'uso solo se non contrastanti con il principio base del mix funzionale e comunque considerando sempre residuale l'attività ricettiva. Venendo ai proponenti, mentre risulta interessante il dato inerente ai soggetti che hanno partecipato a questa fase del procedimento perché evidenzia un deciso interessamento da parte dei cittadini, circa 2/3 delle osservazioni complessive e non solo come portatori di un interesse specifico, si deve rilevare l'alta qualità e l'approfondimento di temi generali presenti sia nelle osservazioni avanzate da istituzioni, regioni, provincia, sovrintendenza, ordini e collegi professionali, sia in quella proveniente da partiti, gruppi o movimenti politici, associazioni anche di categoria e comitati. È proprio da queste proposte che sono pervenute le sollecitazioni che hanno indotto e guidate le riflessioni sia dell'amministrazione che della Commissione e che hanno contribuito in modo decisivo al miglioramento del piano. Mentre è da ascrivere proprio ai cittadini la conferma in concreto di ciò che nel nostro ordinamento rappresenta il concetto di osservazione, che non è quello di rimedio giuridico, bensì di apporto collaborativo finalizzato all'individuazione delle scelte urbanistiche più confacenti all'interesse pubblico. In particolare il rapporto con la Regione è risultato decisamente costruttivo, non solo da un punto di vista tecnico, visto che quasi tutte le osservazioni sono state accolte, ma soprattutto perché i contenuti del piano, ritenuti pienamente coerenti con gli indirizzi della pianificazione regionale, hanno potuto essere completati ed integrati senza il ricorso a procedure formali di accordo, come spesso accade nei procedimenti pianificatori dei comuni toscani. È da rilevare che soprattutto per le parti relative ai temi dell'ambiente e del dimensionamento, il dialogo con la Regione ha prodotto significative integrazioni del testo adottato. Ma anche i consigli di quartiere nell'ambito delle istituzioni hanno fatto la loro parte, poiché ad essi va riconosciuto il merito, anche in questa fase, di aver continuato a interpretare il proprio ruolo istituzionale di rappresentanza politico-amministrativa più vicina al territorio e dunque portatrice di competenze e conoscenze che hanno contribuito in modo rilevante alla definitiva elaborazione del piano. Ed insieme alle istituzioni è da sottolineare il ruolo degli ordini e collegi professionali, sia per l'indiscutibile livello qualitativo delle proposte, peraltro accolte su diversi punti, sia per l'impegno realmente collaborativo e partecipativo dimostrato durante tutto il percorso del piano, fin dalle primissime fasi. Collaborazione e partecipazione che ci conferma la validità dell'intenzione come Commissione di dare continuità a questo rapporto così fruttuoso anche dopo l'approvazione del piano.
Quanto alla Commissione urbanistica, come Presidente ritengo mio dovere sottolinearne il gravoso impegno profuso assiduamente ancora prima dell'approvazione della proposta di Giunta e rivolto a mantenere anche in questa fase la regia di un percorso complesso sotto ogni profilo, garantendone in primo luogo, come giusto, la massima trasparenza. E di questo ringrazio tutti i consiglieri membri, compreso il consigliere Grassi per la sua speciale passione, che si sono adeguati ai tempi ristretti, non facendo mancare il loro apporto alla discussione, ed un grazie personale a consigliere Mirko Tormentoni, punto di riferimento insostituibile per il PD. Ringrazio anche il Presidente Gianni, i Presidenti delle Commissioni e tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione, insieme alla collega Bianca Maria Giovoli, per la sensibilità dimostrata durante questo anno di intenso lavoro. E naturalmente ringrazio il Sindaco per il costante e autorevole presidio degli indirizzi strategici nel massimo rispetto dell'autonomia del Consiglio Comunale. Indipendentemente da quello che sarà l'esito della votazione finale, resta il fatto che i contenuti del piano appartengono a tutte le forze politiche rappresentate in quest'Aula, perché tutti hanno apportato il loro contributo, dando vita a quello che mi sembra possa essere definito un grande esempio di democrazia. E vengo alla struttura organizzativa, senza la quale, come ha detto il Sindaco, tutto questo non avrebbe mai potuto realizzarsi. Ancora prima dei ringraziamenti, ancora prima, e qui mi associo convintamente e appassionatamente alle parole del Sindaco, perché la forza dell'amministrazione sta nel valore della propria struttura professionale e organizzativa, occorre rinnovare il riconoscimento da parte di tutti noi all'indiscutibile valore personale e professionale dei dirigenti e di tutto il personale coinvolto, che con le proprie competenze ed il proprio impegno giunto nell'ultimo mese a livelli di dedizione assoluta ha consentito l'approdo finale di questo progetto di grande spessore politico, ma sicuramente tale perché provvisto di un alto e qualificato contenuto tecnico. E tutto questo lo dobbiamo a Giacomo Parenti, a Stefania Fanfani, Pietro Rubellini, Domenico Palladino, Vincenzo Tartaglia, insieme a tutti i loro collaboratori. Senza dimenticare il sostegno prestato dal personale dell'Ufficio del Consiglio, con un grazie particolarmente riconoscente e affettuoso a Tiziana Ferrini, che con il suo impegno non ha mai fatto venire meno il presidio del raccordo Giunta Consiglio. E di presidio c'è stato bisogno perché, a seguito del dibattito sorto in merito alle osservazioni e sollecitato dagli spunti scaturiti dalle audizioni, la Commissione, insieme all'espressione di parere, ha ritenuto di approvare due mozioni. Una concernente alcuni emendamenti alle controdeduzioni con le conseguenti modifiche al testo del piano e l'altra contenente una serie di indirizzi che, guardando al futuro, si rivolgono al regolamento urbanistico precisando alcune opzioni politiche molto importanti. Per ciò che concerne gli emendamenti, mentre una significativa parte di questi risulta rivolta a recepire proposte in materia di mobilità, sia di livello generale sia inerente la mobilità elementare, come le reti ciclabili, altre segnalazioni hanno comportato una serie di puntualizzazioni integrative delle disposizioni in materia ambientale, oltre ad un certo numero di specifiche zone da inserire nell'ambito della riqualificazione urbana. Fra gli emendamenti sono comunque due quelli da ritenere particolarmente significativi. Il primo relativo all'area dell'ex meccano tessile, con cui la Commissione ha voluto uniformare il testo del piano al contenuto preciso della mozione approvata recentemente dal Consiglio in merito agli indirizzi per la riprogettazione e recupero di quell'area. E questo emendamento, lo posso dire ora dopo le parole del Sindaco, costituirà il presupposto delle azioni che l'amministrazione metterà in atto per intervenire in quell'area così importante non solo per il quartiere 5 ma per tutta la città. Il secondo
emendamento che prevede la ridefinizione del concetto di perequazione. Un istituto di grande impatto strategico, dal momento che la sua funzione può essere sinteticamente definita come una sfida alla rendita, vale a dire, in parole povere ma efficaci, un istituto il cui fine è quello di incidere sulla grande questione sociale, quella della ripartizione dei vantaggi economici fra pubblico e privato. Una sfida che, seppure ancora non pienamente sviluppata, il piano non poteva tralasciare di definire adeguatamente se, come è vero, il suo obiettivo è quello di designare un progetto di città che sappia esprimere politiche volte alla cura della città pubblica in quanto comune, bene comune e prezioso, insieme all'uso responsabile ed efficace delle aree e delle risorse private messe a disposizione appunto dalla perequazione verso la città futura. Una città dunque che, coniugando fattibilità economica e principi di sostenibilità, sia in grado di perseguire l'obiettivo di una coesione sociale capace ad un tempo di generare benessere e di abbattere le disuguaglianze. La determinante partita del regolamento urbanistico comincerà subito dopo l'approvazione del piano. E per allora saremo sostenuti anche dall'evoluzione della legislazione regionale, particolarmente incentrata sulla delicata questione del rapporto fra piano e regolamento. Ma è evidente che tutto dipenderà dalla volontà politica di dare attuazione completa e continua a queste strategie che in sé contengono enormi potenzialità. E tenendo pertanto presente che la nostra azione regolatrice potrà rivelarsi tanto più innovativa ed efficace quanto più si terrà coerente con i contenuti del piano, che oggi, in un giorno solenne, questo Consiglio approva, disegnando un futuro all'altezza di questa città, una strategia da consegnare anche a chi verrà dopo di noi, per contribuire a tramandare certamente non la Firenze di tanta retorica letteratura, ma quella che è sempre stata in grado di promuovere anticipazione e innovazione. Grazie davvero di cuore a Elisabetta Meucci, ci stringiamo a lei come in modo molto intenso ha fatto il capogruppo Bonifazi, davvero anche un po' troppo intenso, come dice il sindaco, davvero è il calore e una partecipazione di tutti noi per un lavoro che gli abbiamo visto con molta modesta serietà e profondità avere sviluppato in questi mesi. Grazie davvero a tutti coloro che hanno collaborato con lei, ma personalmente sento che Elisabetta ha messo doti non comuni di mediazioni, ascolto e competenza specifica, che sono qualcosa di particolare da sottolineare proprio per come si sono presentate e come tutti le abbiamo potute apprezzare. Grazie quindi a lei, ora inizia il dibattito, quindi il primo a parlare l'onorevole Valdo Spini, ricordo 7 minuti per i capigruppo, 5 per i consiglieri e naturalmente poi vi sarà la possibilità di dichiarazioni di voto. Vorrei anche sottolineare che sono 5 gli emendamenti che sono stati presentati nei termini che ci eravamo dati e 2 ordini del giorno. Quindi un dibattito che preannuncia poi una fase di votazione che potrà essere svolta anche con la dovuta attenzione proprio per la sintesi con cui i consiglieri, e li ringrazio, si sono espressi. Sottolineo quanto ha detto il sindaco, che il maxi emendamento elaborato dalla commissione guidata da Elisabetta Meucci viene a essere parte integrante del voto alle controriduzioni al piano strutturale così come le ha presentate il sindaco Matteo Renzi. La parola all'onorevole Valdo Spini. Grazie Presidente, e con grande passione credo che tutti dobbiamo accingerci a fare di Firenze un laboratorio di crescita sostenibile. Dico di crescita perché il tema dell'attività economica, il tema della mancata crescita del nostro Paese è oggi fondamentale.
Le città da sole certo non possono rimpiazzare una politica nazionale, però possono fare molto per assicurare nei loro ambiti una politica che dia speranza ai giovani. Dico crescita sostenibile perché, come è stato detto del resto anche dal sindaco precedentemente, il tema della qualità della vita trova nelle città, meglio, nelle aree urbane, il momento di verifica fondamentale. È lì che si verifica la capacità di dare una qualità della vita adeguata ai nostri cittadini, anche per la tendenza che c'è all'urbanesimo, cioè alla concentrazione urbana. Ora, rispetto a questo obiettivo, il piano strutturale è da solo capace di dare una risposta? No, perché non è più un piano regolatore. Come è noto, il piano strutturale detta degli orientamenti che poi devono essere trovare la loro materializzazione nel piano di mobilità e specialmente nel RUC, nel regolamento urbanistico. Però è condizione necessaria, cioè non è condizione sufficiente il piano strutturale, ma è assolutamente condizione necessaria. È un atto di grandissimo rilievo che riguarda non solo questa amministrazione, ma riguarda i prossimi decenni, i prossimi due decenni della vita di questa città. E allora io credo che se questo piano parte da due principi molto importanti, che sono, diciamo nuovi volumi zero, e che sono il risparmio del territorio, io penso che questo piano debba essere condiviso per i prossimi 20 anni e, così come ho fatto in tema di adozione, non ho assolutamente paura, anzi rivendico il potere politico che mi potrà venire dal votare a favore. Detto questo, credo che ci sarebbe un solo motivo che mi potrebbe portare a cambiare il voto, che è un motivo al tempo stesso tecnico e al tempo stesso politico, e cioè se ci fosse una discrasia fra questo piano e l'orientamento della Regione, dal punto di vista tecnico, perché sappiamo quanto è importante la cornice regionale, dal punto di vista politico, perché in Regione c'è una maggioranza che comprende Verdi, che comprende sinistra per Federazione della Sinistra e quant'altro, componenti che sono anche presenti nella mia coalizione. Però mi sembra di poter riscontrare ad oggi, e questo è stato detto e messo a verbale anche nella Commissione Urbanistica, che su questo tema un incontro fra Comune e Regione si è realizzato. E quindi io non comprenderei perché dovrei su questo punto trovarmi su una posizione addirittura più estremista di quella che si trova nella maggioranza regionale. Ma questa è una considerazione laterale. Il punto che abbiamo è però oggi di fare di questo dibattito un punto vero. Ecco perché io sono fra i firmatari di un ordine del giorno e di tre emendamenti. L'ordine del giorno guarda al futuro, diciamocelo francamente. Se il piano strutturale fiorentino è bello al 100%, ma se intorno è un disastro, anche il piano strutturale fiorentino non ha la sua... Quindi noi dobbiamo utilizzare il prossimo tempo del futuro per darci una filosofia, una capacità sia istituzionale che politica, che sia di carattere della città metropolitana, ma ancor più direi dell'area centrale metropolitana. Perché le interdipendenze all'interno di quest'area, nei termini dei trasporti, le più di 100.000 macchine che ogni giorno arrivano a Firenze, dei trasporti, dei fenomeni sociali, dei fenomeni produttivi, sappiamo che le imprese si sono trovate di fronte a volte a tre comuni che dovevano dargli il parere, l'identico parere per un ampliamento. Tutti questi fenomeni sono assolutamente interrelati. E quindi io con un ordine del giorno vorrei vincolare molto fortemente nel prossimo periodo, certo non è una cosa facile né semplice, ma trovare la forza di fare questo. Così come vorrei mettere nel piano della mobilità degli obiettivi precisi che sono nel nostro ordine del giorno. Come è noto, il sindaco nella precedente dibattito al momento dell'adozione disse che c'era una sequenza precisa. Piano strutturale, piano per la mobilità e regolamento urbanistico. E noi riteniamo, ma nel nostro ordine del giorno c'è, che questa sequenza vada evidentemente mantenuta, ma mettiamo all'interno del piano mobilità quegli obiettivi che possano consentire anche di dare successo alla pedonalizzazione. Ciascuno di noi cerca di essere coerente con i propri atti precedenti e io mi sono portato il mio programma elettorale, cambiare si può, cambiare si deve, spero di non rovinare la mattinata a nessuno. In questo programma elettorale si diceva rivedere il sistema del traffico valutando la pedonalizzazione del centro storico percorribile con bus elettrici e con biciclette. In questa direzione certamente credo che si possa avere in nuce il tema
che questi elementi di pedonalizzazione sono assolutamente positivi, ma la sfida che ha di fronte il sindaco è questa. Condividiamo con lui l'obiettivo che la gente debba continuare a abitarci, anche perché, diciamocelo francamente, se vanno via i fiorentini non è che rimane solo il salotto buono, arriva il degrado, perché laddove non si può vivere con servizi adeguati, sì certo ci potrà essere anche la grande boutique della grande catena, ma poi alla fine le abitazioni circostanti sono di gente che si accontenta di un livello di servizi. Quindi questo è il punto fondamentale. E su questo credo che bisogna effettivamente discutere. Cioè è evidente che se tu a uno che abiti lì gli dici solo guarda puoi uscire la mattina per 2 ore, 3 ore, quant'è così, beh, o ha a disposizione davvero vicino degli strumenti di trasporto, oppure è un problema per lui rimanere. Quindi questa è la vera sfida, che è naturalmente una sfida che va nel senso del cambiamento. Da questo punto di vista credo che noi dobbiamo in questa direzione prendere atto che nelle risposte alle deduzioni ci sono stati alcuni punti interessanti, come quello del meccano tessile, dell'osservazione che aveva fatto Costanza Geddes sul deposito ATAF in Viale dei Mille, sul Meucci, altri punti. Altri naturalmente ci vogliono vedere più resistenti su queste controdeduzioni, come per quello che riguarda le ferrovie. Ma soprattutto importante sarà lo spirito e l'atteggiamento politico con cui verrà portata avanti con fedeltà questa impostazione del risparmio del territorio e questa impostazione della crescita sostenibile, di Firenze laboratorio della crescita sostenibile. Noi abbiamo avuto in questo periodo, e ne do atto volentieri alla Presidente Elisabetta Meucci, un dibattito molto serrato, 41... Lascio continuare, come metodo vi dico questo, io farò oggi continuare però non più di 30 secondi. Quindi è giusto. Noi abbiamo avuto 41 riunioni della Commissione Urbanistica e credo che anche questo si segnali come un metodo, se non altro, di interesse e di trasparenza. Allora, quello che noi vogliamo, oggi facendo questo atto, è che tutti insieme si assuma un impegno perché gli atti successivi, specialmente gli atti vincolanti di politica urbanistica, siano conseguenti e all'altezza dell'atto che stiamo facendo oggi. È con questo indirizzo e con questa speranza che ci accingiamo a questo dibattito. Bene, grazie all'onorevole Spini. La parola a Mirko Dormentoni. Grazie Presidente. Scusa Mirko, ripartite e date 7 minuti, per un motivo, perché nella delega che si è sussunta nel lavoro di Commissione, Mirko ha un compito che va oltre il proprio ruolo, nel senso che illustrerà anche tecnicamente quello che è il maxi emendamento, proprio per un ragionamento che mi ha comunicato Elisabetta Meucci in Commissione, quindi a lui vengano assegnati 7 minuti di un capogruppo. Sì, grazie Presidente. Io faccio il mio intervento con una prima parte appunto di considerazioni politiche sul piano strutturale e una seconda parte, quella che diceva adesso il Presidente Gianni, sui documenti licenziati dalla Commissione ieri. Oggi è un giorno davvero importante per la nostra città e per il suo futuro. Approviamo il piano, come sappiamo, che disegna e detta le regole fondamentali per il nuovo sviluppo e la qualificazione della città nei prossimi 20 anni. Ma non solo per questo è un giorno davvero storico, lo è anche perché questo è un piano di grandissima innovazione e questo è indubitabile, che ha un grande valore politico-culturale. È uno dei primi in Italia basati sul principio dei volumi zero, o ancor più precisamente dei volumi meno, puntando tutto sul recupero, partendo dal sostanziale azzeramento delle previsioni di edificazione presenti nell'ancor vigente piano regolatore e prevedendo l'utilizzo di nuovi strumenti, come quello della perequazione e del trasferimento di una quota di superfici degli edifici incongrui. Poi c'è il grande obiettivo del miglioramento della qualità della vita della città ed è a questo che sono dedicati indirizzi e strumenti del piano. Recuperiamo contenitori dismessi, abbattiamo edifici non residenziali incongrui che stanno in mezzo alle abitazioni per realizzare piazze o giardini,
Puntiamo a riportare residenza nella città e nel centro storico, grazie al recupero di piccoli e grandi complessi, dedicandoli ad un mix funzionale di residenza e di servizi e di funzioni qualificate. Sviluppiamo fortemente il trasporto pubblico, fondandolo su un sistema tranviario ramificato e metroferroviario che raggiunge tutte le parti della città. Vogliamo cambiare, vogliamo innovare, vogliamo circolazione delle idee, vogliamo, come giustamente diceva il sindaco, una bellezza che non è solo conservare quello che c'è, ma è creare nuove opportunità di vivere e abitare in questa nostra meravigliosa città, senza bisogno di costruire delle stecche sui campi di periferia. Vogliamo che a Firenze possano trovare piena cittadinanza e qualità del vivere i tantissimi anziani che vi vivono, insieme però ai bambini e ai giovani che vogliamo siano sempre di più. Con il recupero si potranno realizzare almeno 10.000 nuovi alloggi. Una quota importante saranno accessibili alle giovani coppie grazie all'housing sociale. Torneremo a 400.000 abitanti, anche grazie all'importante componente di popolazione straniera in costante crescita, che dovremmo essere sempre più in grado di integrare e far diventare anche loro nuovi fiorentini. È giusto l'appello che ha fatto il sindaco al governo per permettere il recupero delle caserme e di altri importanti contenitori di proprietà statale ormai inutilizzati. E è giusto anche l'appello alla Regione per le case popolari in termini di risorse finanziarie e di revisione della normativa. Ad esempio, è sempre più necessaria la differenziazione dei costi in standard dell'edilizia residenziale popolare, a seconda delle aree in cui questa va a collocarsi, perché costruire a Firenze non è come costruire in altri paesi della Toscana. E benissimo sul Meccano Tessile, il sindaco ha ribadito, ha come dire, configurato un indirizzo che farà diventare l'ex Meccano Tessile come una delle occasioni per contribuire a realizzare alcuni degli obiettivi del piano. È un proposito coerente con la mozione approvata qualche settimana fa dal Consiglio Comunale e con l'emendamento approvato dalla Commissione sull'area dell'ex Meccano Tessile, come ha ben detto la Presidente Meucci. Uno degli emendamenti, sicuramente uno dei più rilevanti dei 26 emendamenti elaborati dalla Commissione e ora, appena adesso, fatti propri dal Sindaco e dalla Giunta. Così come l'obiettivo sul Meccano Tessile definito dal sindaco è coerente con uno dei punti che costituiscono la mozione di indirizzi verso il regolamento urbanistico approvata sempre ieri dalla Commissione, che fra l'altro stabilisce obiettivi come quello di una rapida predisposizione del piano urbano della mobilità in coerenza con i principi del piano strutturale, come ha appena sostenuto e richiamato giustamente il consigliere Spini. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, anche se il giudizio lo potrà dare solo chi verrà dopo, un lavoro che è stato autenticamente aperto alla partecipazione, non solo formale, di tantissimi soggetti interni ed esterni all'istituzione comune, grazie anche all'impostazione da tutti apprezzata che il sindaco ha voluto dare sin dall'inizio, ma su questo ha già parlato molto bene la Presidente Meucci. In altre parole, abbiamo cominciato a perseguire un obiettivo che dovrà essere sempre più a noi presente, e cioè la comunità locale è protagonista del suo presente e del suo futuro, non in modo autoreferenziale, ma aprendosi sempre di più a tutte le energie e le idee che riusciremo ad accogliere. Voglio anch'io sottolineare il fatto che alcuni consiglieri rappresentanti delle minoranze si siano astenuti o abbiano votato a favore in Consiglio Comunale in fase di adozione, cosa che auspico, anche sulla base del voto di ieri in Commissione Urbanistica, possa essere ripetuta oggi, ma in parte è stata già confermata nell'intervento del onorevole Spini. Un fatto importante, che al di là delle valenze politiche ha sicuramente una grande valenza in termini di rapporti seri e costruttivi tra forze politiche responsabili, ancorché diverse e contrapposte, presenti in un'assemblea elettiva nell'ottica del bene comune. La
Lasciatemi infine ulteriormente ringraziare la Presidente Meucci, che ha lavorato con grande competenza, impegno, autorevolezza e capacità di governare il processo, e ringraziare tutto lo staff tecnico del Comune, che ha fatto un lavoro straordinario, e per tutti loro tre soli nomi: l'architetto Stefania Fanfani. Lasci ultimare, per favore. E l'ingegner Giacomo Parenti, e per la loro grandissima professionalità e lo straordinario impegno profuso. E Tiziana Ferrini, che ha supportato con passione e costanza il lungo lavoro della Commissione. Adesso ci aspetta un altro importantissimo lavoro, quello della predisposizione del regolamento urbanistico, che partendo dai principi e dalle regole generali del piano dovrà dettare le regole specifiche per i prossimi 5 anni. Dobbiamo procedere con la velocità che è democrazia. Dobbiamo approvarlo entro il nostro mandato. Questo deve essere un nostro obiettivo irrinunciabile. Per questo chiediamo all'amministrazione di predisporre la proposta di regolamento urbanistico nel più breve tempo possibile, e siamo certi che il nostro sindaco, la nostra giunta, la nostra amministrazione non mancherà anche in questo caso. Per quanto riguarda la mozione di indirizzo al regolamento urbanistico approvata dalla Commissione urbanistica, io, se posso avere 2 minuti, procedo ad illustrarla. Questo è un compito, diciamo... Ma date le polemiche, io mi fermo qui e non svolgo questo ruolo, che era istituzionale più che politico. Eventualmente lo faremo successivamente. Bene, grazie a Mirko Tormentoni per la sua sensibilità. Io ritenevo che fosse interesse generale. Comunque, così non è. La parola a Stefano Bertini. Grazie Presidente. Io innanzitutto ringrazio anch'io il lavoro dei funzionari che hanno appunto portato all'approvazione di questo piano, alla discussione di questo piano in aula. Certamente un piano che contiene dei principi importanti per la città, un piano che però, sotto questo punto di vista, contiene anche, per quanto mi riguarda, degli elementi di dubbio in ordine a aspetti specifici, dubbi che poi mi porteranno ad un voto di astensione in riferimento appunto al piano stesso. Volevo intervenire un attimo soltanto su un aspetto che in questo momento mi interessa particolarmente, ovvero sul fatto della pedonalizzazione. Io non sono contrario al concetto della pedonalizzazione della città, laddove si veda come un recupero della città stessa per chi vi abita. Io sono sempre stato favorevole anche ad un concetto di pedonalizzazione che fosse anche più ampio di quello che oggi è previsto ed è in discussione ed è in attuazione. Però è un quello appunto che non condivido, appunto, che mi porta a forti perplessità sono le modalità con cui questo provvedimento si è adottato. Vede Sindaco, io posso anche essere d'accordo sul fatto che può non essere utile un'ampia concertazione, troppo ampia, che può portare anche ad inefficienza. Certamente vi sono appunto degli interessi specifici di persone, di categorie che possono anche essere non salvaguardate sufficientemente con un provvedimento del genere, ed è giusto che sia così nell'interesse generale. Però occuparsi o tralasciare interessi, diritti importanti di intere categorie, quali commercianti, residenti, tassisti, albergatori, artigiani, credo che sia qualcosa che va oltre appunto queste petizioni di principio e non possa essere accettato. E questo è un provvedimento che così, da questo punto di vista, è zoppo e fortemente penalizzante. Deve essere supportato da idonee ed adeguate infrastrutture. Vorrei soltanto leggere ciò che ha detto a riguardo un esperto, la dottoressa Clara Casatella del Politecnico di Torino. Dice che dietro la pedonalizzazione ci sono ottime intenzioni, ma soprattutto un mondo da reinventare. Parcheggi di interscambio, ragionevoli per distanze e tariffe, agevolazioni per i residenti che devono poter parcheggiare nei parcheggi quando vogliono, un piano serio di mobilità alternativa che preveda car e bici e bike sharing. Ecco, tutto questo nel provvedimento di pedonalizzazione della nostra amministrazione non c'è. O quantomeno il sindaco ha già detto appunto che sarà previsto appunto un utilizzo di auto elettriche nel 2016.
Ma il danno che si crea a queste categorie è un danno che si crea oggi. E fra 4-5 anni ci possono essere categorie intere che avranno dei danni enormi da questo provvedimento. Quindi, da questo punto di vista, rivediamo questo aspetto, perché è importante prendere atto delle esigenze, dei diritti dei residenti, dei commercianti, di intere categorie, ma occorre farlo adesso, non farlo quando si verificherà, si vedrà che il piano non funziona. Deve essere fatto preventivamente, in concomitanza con l'adozione del provvedimento stesso. Quindi si dia adito a rivedere tutti questi aspetti sotto il profilo dei dubbi che in tre categorie hanno rappresentato e lo si migliori da questo punto di vista. Grazie. Grazie al consigliere Stefano Bertini di FLI e ora la parola a Ornella Dezzordo. Prego. Sì, peccato che questo dibattito non sia seguito dal sindaco, in quanto assessore all'urbanistica se n'è andato ben presto, evidentemente poco interessato, sì, aveva altro da fare. Penso questo sia uno degli atti fondanti, devo dire, fondativi di questa legislatura. Se aveva altro e più importante da fare, ne prendiamo atto. Dunque, allora io comincio dicendo che il piano strutturale sta ai regolamenti urbanistici come la Costituzione sta alle leggi ordinarie e quindi deve innanzitutto disegnare la città del futuro, indicando limiti e potenzialità. Ma deve avere un'idea di quale deve essere la città del futuro. Allora, il primo rilievo che noi abbiamo fatto, su cui abbiamo lavorato, abbiamo fatto anche proposte e che oggi io però qui riprendo, è che qui manca un'idea della Firenze del futuro, perché si prende atto dei pochi grandi interventi già decisi, dicendo che sono già decisi e quindi non ci si può fare nulla. Abbiamo sentito ora il sindaco dire che su Castello che ci si doveva fare? Beh, l'idea di un piano strutturale forse va un po' più, veleggia un po' più in alto. Ma andando avanti, è un piano questo che individua le invarianti strutturali come grandi zonizzazioni, quindi ripercorre la, devo dire, un po' desuata così modalità della suddivisione in zone, invece che identificare le invarianti come elementi identitari, regole evolutive, principi generativi. L'abbiamo detto, ma vabbè, è chiaro, è un'impostazione di questo tipo. Definisce, devo dire, senza un criterio intellegibile le UTAE, recepisce le UTAE del vecchio piano, quello adottato e mai approvato. L'abbiamo detto, l'avevamo criticato, ma tanto bisogna fare presto, siamo ganzissimi perché in un anno abbiamo fatto quello che gli altri impiegano 6 anni a fare e dunque questo sembra l'unico criterio. Insomma, francamente le UTAE non andavano bene, andava rivisto tutto, non è stato fatto. Poi domanda ai regolamenti urbanistici, ma poi mi viene da dire, ma anche al mercato, forse, non so, la destinazione d'uso di grandi contenitori delle aree dismesse. Francamente non è tranquillizzante, non limita del tutto il consumo di territorio, ci sono le schede che lo dimostrano, introduce attraverso lo strumento della perequazione qualcosa che si avvicina un po' all'urbanistica contrattata e anche qui sarebbe stato bello poter su questo confrontarsi. Si aggiunga che la precipitosa conclusione dell'iter di approvazione nei tempi minimi concessi alla Commissione urbanistica, che ha lavorato tantissimo e che più di così secondo me non poteva fare, ma abbiamo avuto 10 riunioni ravvicinate in 2 settimane e mezzo per valutare le controdeduzioni. Ora, e l'osservazione, scusate, ma vi pare un tempo credibile? Vabbè, si è mortificata una fase importante quindi di questo iter e si è sacrificato quindi l'approfondimento e il confronto. Ora capisco che il sindaco assessore all'urbanistica, se qualcuno ha delle idee diverse, subito lui dice non lo stimo, ma questo è un po' un problema suo. Di solito ci si può confrontare su idee diverse tranquillamente e senza problema. Beh, non è stato possibile. Tra l'altro, in questo modo non abbiamo neanche potuto approfondire delle osservazioni corpose. Ne cito una per tutti, quella della Regione Toscana, che è stata accolta in alcune parti, ma respinta in molte altre di grande rilevanza. Per esempio, sulla questione cruciale del dimensionamento del piano,
se si fosse seguito, diciamo, no? Quello che se si fossero inseriti insomma i dati reali come richiesto dalla regione, si sarebbe svelato anche un po' meglio questo tormentone dei volumi zero, che zero non sono affatto, ci sono le schede, sono 2 milioni di metri cubi che ora non ci sono, che questo piano consente e che quindi ci saranno, che poi siano stati pattuiti prima, un tempo, una volta. Allora non dobbiamo avere la presunzione di fare un piano strutturale, facciamo i notai e diciamo questo è già stato fatto, lo recepiamo. Scusate, io non credo che vada intesa così. Dunque, con questi volumi zero io non ci starei tanto sopra, se non fosse che il sindaco è andato in tutta Italia e credo nell'Europa del Nord a dire che siamo la città col piano strutturale a volumi zero. Non è vero, va bene, volete i dati, ci sono le, poi agli atti lascerò la scheda perché mi sono un po' stancata di sentire gli slogan. Bene, ci sono altre cose che non vanno, manca un piano del centro storico. E c'è la mancato aggancio con quello che sta facendo la Regione Toscana. Ma scusate, le ricadute della variante al PIT Parco della Piana, va bene, adottata in giunta e adesso in... Ma vogliamo dire che pone un qualcosa che ci riguarda? No, abbiamo fatto, abbiamo anticipato tutto. Vabbè, così come la Regione sta lavorando su una norma in tempi rapidissimi sulla modalità di trasformazione e riqualificazione delle aree dismesse e degradate, anche questo, vabbè, lo farà la Regione, noi avremmo già fatto altro. Allora, questa compressione dei tempi all'ultima fase, scusate, ma cos'è, per dire che per il santo patrono qualcuno deve dire abemus pianum? Ma perché è questo, ed è una motivazione che forse possiamo pure, non lo so, pensare sia realistica, perché c'è questo mito del fare, elogiato dal sindaco, che può portare a sottovalutare cosa si fa, come si fa, insomma non è mica vuol dire di stare fermi, vuol dire che semplicemente non si fa la cosa che arriva prima a piantare la bandierina. Sono pani grassi importanti, se ci volevano ancora 2 mesi forse ce li dovevamo prendere, vabbè. Poi insomma, perché non si deve dire che con le osservazioni si è mandati incontro a Ferrovie con i 40.000 metri quadri di Campo di Marte, Belfiore, eccetera, eccetera? Perché non si deve citare Castello? Perché non si deve dire che intanto luoghi strategici come Panificio Militare, San Salvo, Manifattura Tabacchi non... Lasci ultimare. Salto e poi riinterverrò nella dichiarazione di voto. Perché non si deve dire che le opere di servizio nelle fasce pedicollinari consentono poi di andare a edificare anche lì? E perché non si deve dire che manca un piano del ferro integrato sulla mobilità? Si parla tanto di mobilità pubblica e poi si va a pensare parecchio alle strade che sono per il traffico privato. Quindi un piano integrato tra metrotreno o metropolitana in superficie, linee tranviarie e navette varie. Insomma, a notare che nel plauso generale che qui si sta sentendo può essere utile, interessante sentire anche una voce diversa che nessuno se la dovrebbe prendere sul piano personale. È un confronto di idee, così io lo intendo e così mi piacerebbe che venisse inteso. Grazie. Grazie, solo una precisazione, il sindaco nel suo intervento aveva detto che a mezzogiorno, poi si è trattenuto fino a mezzogiorno e mezzo, andava a inaugurare una fontanella qui nella piazza che fornirà gratuitamente acqua potabile sia liscia che gassata. Fatta questa precisazione, la parola al consigliere Fittante, prego. Grazie Presidente, colleghi. Beh, insomma, la sua precisazione, Vicepresidente, è peggiore del motivo per cui il sindaco non è presente, perché andare a inaugurare una fontanella quando si discute il piano strutturale di una città come Firenze, che è l'elemento centrale in una politica di tutta la maggioranza, credo che non sia molto edificante. E qui questo mi dispiace molto, anche perché è utile e fondamentale confrontarsi con chi, appunto, sindaco e assessore all'urbanistica, è naturalmente il primo
interessato a valutare anche le osservazioni, anche le opinioni del Consiglio stesso. E questo mi dispiace, appunto, per cui adesso non so a chi mi rivolgo, se ai miei colleghi oppure alla Giunta, non vedo. Ah, ecco, c'è l'assessore Di Giorgi e Fantoni, stoici e presenti sempre e comunque, e di questo lo ringrazio. Li ringrazio. Detto ciò, nel merito, credo che una maggioranza si misura in un'iniziativa politica quale il piano strutturale come elemento centrale, appunto, di una politica che è poi quello che farà la differenza, non per la consigliatura, ma addirittura per i prossimi 20 anni. Questo piano strutturale ha sicuramente, diciamo, degli elementi positivi che il sindaco ha espresso e anche la Presidente della Commissione Titta Miucci, a cui va il nostro ringraziamento personale come consigliere comunale e anche come gruppo, insieme naturalmente mi associo ai ringraziamenti per la struttura che hanno fatto un lavoro straordinario, e cioè all'architetto Fanfani, ingegner Parenti e al direttore Palladino, perché l'elemento che citava il sindaco del piano fatto in casa io lo condivido molto, perché io credo che spesso e volentieri non abbiamo forse valorizzato abbastanza le professionalità interne alla struttura comunale. Abbiamo fior di capacità e di professionalità che sicuramente sono in grado di esprimere, come hanno fatto in questo caso, l'hanno dimostrato, una qualità del lavoro che sicuramente è superiore, probabilmente molto di più di tanti altri che dall'esterno avrebbero potuto portare un contributo magari tecnico di valutazione, ma magari meno chiaro e meno anche competente di quello che poteva fare la struttura. Per cui di questo lo ringrazio, e ringrazio anche la scelta di averlo fatto all'interno. In questo modo si è risparmiato, ma soprattutto si è avuto la possibilità all'interno delle strutture di avere una conoscenza e una valutazione, diciamo, di sviluppo che è stata sicuramente utile anche per la struttura politica. Su quanto riguarda gli altri aspetti, sulla visione strategica che il sindaco ha dato e ha tracciato, è ovviamente condivisibile e ci sembra anche molto ambiziosa, e questo noi lo apprezziamo, e speriamo però che poi da queste, diciamo, appunto, impegni e denunciazioni poi si arriverà ovviamente a avere un effettivo riscontro a tale iniziativa politica. Riguardo nel merito, ovviamente, diciamo, i tempi sono stretti, per cui cercherò di guardare un po' solo per alcuni flash, diciamo, su alcune questioni. Nello specifico, già l'apertura è stata fatta, diciamo, sul meccano tessile come elemento, diciamo, di ripensamento anche di una scelta, credo che sia da valorizzare e anche da apprezzare moltissimo. È quello che abbiamo espresso anche nella mozione in commissione, con la precisazione su questa area, credo che sia importante. Ma si collega anche in quello che è la grande questione, la questione dirimente, diciamo, del recupero dei siti demaniali, in particolar modo delle caserme. È vero, il volume zero possono essere in qualche modo stigmatizzati, non sempre, diciamo, comprensibilmente propriamente zero. Effettivamente ci sono, come dicevano anche colleghi precedentemente, diciamo, delle volumetrie, naturalmente erano già in essere, già di fatto formalizzate. Però è indubbio che la scelta strategica di non portare ulteriori volumetrie, ma di tracciare una linea di riqualificazione dei siti, cioè dei luoghi dove effettivamente ormai non sono più addirittura utilizzati, è assolutamente non solo condivisibile, è importante, strategica e fondamentale. E su questo credo che ci dobbiamo battere con più forza, sia come Consiglio Comunale ma anche a livello nazionale. Spero e mi auguro che questa scelta, diciamo, di riandare in quella direzione, di riqualificare questi siti, sia anche supportata da decisioni anche nazionali, con una legge che possa permettere, sia il collega Spini l'ha più volte sollecitato, io stesso in una mozione dell'anno scorso che abbiamo fatto approvare qua in Consiglio Comunale, siano donati alla città di Firenze e lì utilizzati al meglio, con i piani di sviluppo anche di un'edilizia popolare innovativa. E questo, su questo passaggio faccio i complimenti anche all'assessore Fantoni, che sta facendo un ottimo lavoro, e devo dire, insomma, con tutto il problema delle risorse che abbiamo, ma insomma devo dire che sta già tracciando una linea di sviluppo importante. Se non riuscissimo ad avere questa disponibilità, credo che potremmo dare un ottimo servizio alla città e a quei bisogni che la città stessa ci richiede. Su altre questioni, beh, direi che spero, questo è un mio auspicio, ma mi auguro che ci riuscirò a vederlo anche nelle mie vesti istituzionali,
che il prossimo piano strutturale non sarà più quello di Firenze, ma sarà quello della città metropolitana, perché io credo che un aspetto fondamentale è quello di capire che ormai le città, in particolar modo Firenze per come è strutturata, non potrà assolutamente, non può essere solo considerata i limiti geografici e territoriali del comune stesso, ma assolutamente perché prende ovviamente oggettivamente, va oltre confine la città limitrofe, Punte Scandicci, Sesto, Campi, almeno quelle che sono contermini, che hanno di fatto un impatto, un collegamento indiscutibile sia sulla mobilità, sullo sviluppo. È impensabile che appunto, come diceva prima il collega Spini, in un insediamento produttivo possa avere la necessità di chiedere a tre comuni diverse le autorizzazioni, è assolutamente impraticabile, come anche il discorso della mobilità. È impensabile che si possano fare delle scelte a Firenze non concordandoli con i comuni contermini, perché si darebbe una risposta parziale e riduttiva. Per cui la esigenza, e in alcuni casi con la Presidente Meucci si sono fatti incontri con, ma si sono fatti più per la buona volontà direi della Presidente e dei consiglieri stessi della Commissione, che per una scelta di fondo istituzionale in qualche modo vincolante, cioè dire il rapporto con appunto i rappresentanti di Scandicci, di Sesto, di Pochi secondi per ultimare, prego. Sì, mi avvio alla chiusura, vuol dire che mi conserverò per il dopo il resto dell'intervento, appunto con le città appunto vicini. Siamo convinti che questo piano strutturale, a cui naturalmente va il nostro sostegno come maggioranza, come gruppo di maggioranza, potrà dare una risposta importante a Firenze e dare ovviamente uno slancio anche di un sviluppo sostenibile, che sicuramente porterà Firenze ad avere una nuova visione anche in termini di qualità urbana e di qualità di vita. Grazie. Grazie al consigliere Fittante. E ora la parola a Andrea Borselli, prego. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Io ho ascoltato l'intervento del Sindaco con grande passione e con grande adesione. Cioè io quando sento il Sindaco parlare con questa, diciamo, con questa visione, e poi assisto all'intervento che dice ma non c'è una visione del futuro, non c'è una visione delle cose. Io penso che a Firenze interventi con questo respiro, ma che siano rintracciabili anche nella campagna elettorale, erano anni che non ne ascoltavamo. Possiamo accusare il Sindaco di avere una visione della città che non condividiamo, ma non possiamo accusarlo di non avere una visione. Come facciamo a dire che manca una visione per dire che la visione che proponiamo è quella di non decidere mai? Perché se anni di discussione della passata legislatura non sono stati sufficienti, io credo che 2 anni possano essere considerati pochi, ma per qualcuno anche dopo 4 anni i tempi sono sempre ristretti. Io non starò a ripetere le cose che hanno bene detto la Meucci e Dormentoni per il Partito Democratico. Mi soffermerò su un aspetto che riguarda la coerenza che c'è tra un'idea di sviluppo sostenibile e il piano strutturale che noi ci andiamo ad approvare. È chiaro che coerenza non significa, come diceva il Sindaco, creare le condizioni perché l'amministrazione si trova esposta a cause e a contenziosi per i prossimi 20 anni che ne limitino e che ne condizionino il futuro della città. È chiaro che un'amministrazione responsabile insieme a una visione deve avere anche la visione del possibile e deve avere anche una visione delle cose che non sono da rimettere, non è possibile mettere in discussione senza esporre l'amministrazione stessa a delle grosse problematiche. Ma vediamo cosa significa invece la parola e l'effettiva scelta dello sviluppo e del terreno sviluppo zero. Vi siete mai chiesti perché c'è una tendenza a espandere le città molto di più che a recuperare volumi e provocando una vuotatura al centro? Se voi andate ad analizzare alcuni costi di costruzione, gli amici delle case popolari ci mandano, ci invitano all'inaugurazione e ci scrivono anche i costi della realizzazione, cioè costi che non prevedono opere di urbanizzazione e demolizione. Noi costruiamo edifici nuovi, dignitosi, che rispondono alla normativa, che possono avere le mattonelle nel bagno e i sanitari
più economici, ma che hanno il bagno, che hanno i sanitari, che hanno la pavimentazione, che hanno i doppi vetri, che hanno la pavimentazione sul soffitto, cioè che hanno tutte le questioni importanti, risparmiano sulle rifiniture, diciamo noi. Costruiscano a 1000 euro il metro quadro. Il recupero edilizio dell'esistente, se uno ha un palazzo a Novoli realizzato negli anni 60 e lo deve risistemare radicalmente interno, spende 800-900 euro al metro quadro. Se uno ha una struttura storica, spende 1100-1200, secondo quello che ci può fare. Cosa significa questo? Significa che in quegli interventi, oltre a non consumare del territorio, si utilizza del lavoro manuale, cioè si realizza del lavoro delle persone, cioè si sostituisce a grossi investimenti tecnologici quello che è il restauro, la conservazione, il recupero. Cioè cosa voglio dire? Che il mondo dello sviluppo non sostenibile prevede il consumo del territorio, perché entrare in un terreno vergine e realizzare la caserma dei carabinieri è molto molto meno oneroso che fare un intervento del genere su un'area dismessa, sulla caserma dei lupi di Toscana. Perché si preferisce quella roba lì? Cioè voglio dire che se noi pensiamo che questo tipo di sviluppo che fa i conti solo sulle compatibilità economiche sia uno sviluppo poco sostenibile, dobbiamo dire che lo sviluppo sostenibile, perché dà valore al lavoro, perché dà valore al recupero, è all'interno di quel filone. Per cui io, come dire, e la faccio breve, ma io penso che quello che noi andiamo ad approvare oggi abbia i contenuti veri dello sviluppo sostenibile. Spesso noi ci mescoliamo e diciamo costruiamo un edificio nuovo in un terreno nuovo, sviluppo sostenibile. Io credo che l'utilizzo di terreno non sia mai, di territorio verde, non sia mai sviluppo sostenibile, perché noi abbiamo volumi e spazio interno alla città sufficienti alle risposte. Se parliamo di occupazione e di lavoro, io credo che il recupero sia, crei più occupazione e lavoro, per cui voglio dire, non lo so, poi possiamo anche discutere. Lascio ultimare. Qualcuno avrebbe, come dire, esposto o no la città a contenziosi perenni. Io credo faccia bene l'amministrazione a prendere atto che alcune cose sono decise e non conviene, però credo che la scelta che noi ci andiamo a approvare sia una scelta che verrà valutata e che ci permetterà di affrontare il futuro con molta maggiore, diciamo, serenità che nel passato, sempre in dubbio di a che parte e da che zona si andava verso l'espansione. Grazie. Grazie. La parola a Stefania Collesei, prego. Sì, anche per me è un momento particolarmente, come dire, emozionante, e anche perché questa è la terza redazione del piano strutturale che ho studiato, ho avuto modo di conoscere durante il momento del mio impegno politico istituzionale, e veramente non vedo l'ora di arrivare alla conclusione positiva di questo percorso. Quindi anche per me, come dire, è un momento abbastanza importante anche dal punto di vista personale. Molte sono le novità di questo piano, altre invece sono proposte che vengono da una maturazione progressiva che nel corso degli anni si è venuta, come dire, affermando. Ritrovo, faccio solo questo esempio, l'introduzione della quota di housing sociale laddove si facciano nuove edificazioni o meglio ancora dove ci sia la ristrutturazione, visto che nuove edificazioni a questo punto questo piano non lo consente, proprio perché siamo in presenza di una volontà condivisa di andare ai famosi volumi zero. Credo di dover sottolineare l'importanza della collaborazione interistituzionale, in particolare voglio segnalare quella con la Regione nel punto che tende a salvaguardare in qualche modo le attività produttive sul nostro territorio, quindi conseguentemente l'occupazione, andando su quel punto con l'osservazione che è stata accolta sulla dismissione delle attività produttive solo se
cambio di destinazione d'uso di un'attività produttiva solo se si reinveste sul territorio regionale, quindi in qualche modo salvaguardando e condizionando fortemente le volontà eventuali di speculazioni edilizie. Credo di dover dire che è molto importante tenere conto anche delle osservazioni non accolte, in questo caso il lavoro più importante è stato fatto anche dai quartieri che hanno segnalato quelle che sono le osservazioni non pertinenti ma sicuramente valevoli di interesse nel momento della rotazione della RUC. E ancora un grande elemento di soddisfazione per vedere la grande attenzione porta al meccanico tessile. Sono complessivamente, per quanto mi riguarda, 12 anni che mi impegno perché quell'area venga restituita a Rifredi, che è l'ultima area veramente che può dare delle risposte a quei cittadini che chiedono attività di verde, di cultura in quella zona. Una lottizzazione, l'abbiamo già detto molte volte, che non è stata conclusa nella sua parte riferita agli aspetti pubblici. E quindi sentire il sindaco stamattina sottolineare questa inversione diretta mi ha fatto veramente molto piacere, mi fa ben sperare che finalmente si possa trovare una soluzione anche a questo aspetto. Concordo in questo ultimo minuto per lasciare lo spazio per dire concordo con quello che diceva Spegni sull'importanza di lavorare subito a sua natalità. Credo che siano due i punti che bisogna riprendere in mano subito dopo il voto di questo piano strutturale. La questione dell'accessibilità al centro storico, perché se è vero che le pedonalizzazioni sono una cosa giusta per tutti i motivi che sono stati detti, bisogna essere pienamente in grado di garantire ai residenti o a quelli che usufruiscono del centro storico di poterlo raggiungere agevolmente. E ancora l'ultimo passaggio, io credo che si debba mettere in mano ancora con più forza, senza nessun fatalismo rispetto alle difficoltà che si incontrano, per il completamento delle linee tranviarie. La linea 2 e la linea 3 della tranvia sono necessarie per mille ragioni, non solo attinenti alla mobilità, ma anche all'abbassamento dell'inquinamento, al rilancio occupazionale, perché ci sono delle dette che devono lavorare e dare lavoro, e inoltre perché il sistema tranviario, insieme al rafforzamento dei bus e il sistema del ferro della fermata metropolitana, ci consegna davvero una città più moderna. Questo piano strutturale ne tiene conto, questo piano strutturale una volta approvato lascio ultimare immediatamente operativo, punto numero uno per rendere operativo questo piano strutturale, completare il sistema della tranvia. Grazie alla consigliera Collesei e ora la parola a Roselli, prego. Grazie Presidente, assessori, colleghi. Ma il sindaco ha scelto un modo originale per presentare questo piano strutturale a volumi zero, che è stato quello di sparare a zero un po' su tutti. Sparare a zero innanzitutto su una città che è ferma, che è adagiata sulla rendita, e sono osservazioni in gran parte anche condivisibili da questo punto di vista. Però allora mi vengo a domandarmi, ma chi è che ha fermato questa città? Chi è che l'ha impantanata? Chi è che l'ha governata in questi ultimi decenni? Sembra quasi che qui, quando il sindaco Renzi sparava su chi saliva sui tetti, abbia colto il responsabile anche di questa drammatica situazione che la nostra città sta vivendo, anche se poi sparare sul proprio partito a volte è sparare un po' come la Croce Rossa, fosse anche solo per il colore adeguato che ci sta bene. E questo è un primo aspetto significativo, per cui quando ringrazio questa maggioranza, e vado al di là di quelle che sono le persone che siedono in quest'Aula, credo che siano uno dei pochi che oggi a Firenze, parlando di piano strutturale, di disagi
che questa città ancora vive da un punto di vista di mobilità, possa veramente dire un grazie a chi fino ad oggi ha governato questa città. E si fa fatica quando si citano i nomi dei sindaci che hanno portato uno sviluppo significativo a questa città, andare al di là dei nomi di Lapira o di Bargellini, e però successivamente sono stati i nomi che questo centro-sinistra ha espresso per molti e molti anni. Il piano strutturale è sicuramente una nuova sfida per questa città e anche e soprattutto per questa giunta, ma questa giunta ha già perso sfide e battaglie decisive per quello che è lo sviluppo strutturale, economico, di questa, urbanistico di questa città. Pensa a tutto quello che il sindaco ha promesso sull'aeroporto. Come si può pensare a uno sviluppo di una città come questa al piano strutturale senza sciogliere il nodo della pista parallela, senza pensare ad esempio all'alta velocità, alla stazione Foster, al sistema tranviario che ancora una volta viene rimandato, slitta i suoi lavori e ritarda quello che è un alleggerimento dell'utilizzo del mezzo privato in città stessa. Penso alle piste ciclabili e alle corsie preferenziali. Perché se è vero che oggi questo piano viene votato dopo 2 anni di amministrazione, è anche vero che in questi 2 anni, da questo punto di vista, non abbiamo avuto interventi significativi in questa direzione. Così come, ad esempio, delle piazze, perché il sindaco sfida il centrodestra a costruire insieme a lui una Firenze migliore e ci dice che noi ancora abbiamo fatto 0 proposte, sempre nel stare in questo famoso numero. Ebbene, il sindaco ha mozioni proposte dal centrodestra, ad esempio proprio sulle piazze, sulle aree per cani, sui giochi per i bambini, ferme nel suo cassetto, dove lui però ha messo 0 euro anche in quest'anno in questo bilancio. Mozioni firmate dai nostri consiglieri, firmate dal sottoscritto, votate e condivise dal tutto il consiglio, che ancora una volta sono lì a prendere polvere nelle cassette del sindaco. E allora ecco che anche noi vogliamo, riteniamo un pregio il fatto di cambiare idea, perché se è vero che il sindaco parla di un piano strutturale pubblicato su Facebook, è anche vero che poi quando prende i provvedimenti concreti fa tutto chiuso nella sua stanza. È l'ultimo esempio la pedonalizzazione che parte in questi giorni. Perché se è vero che è una forza di cambiare idea, è anche vero capire come si arriva a cambiare idea. Perché il cambiamento è comunque un passo importante, ma va fatto nella direzione giusta, perché si può cambiare in peggio, ma si può anche cambiare anche in meglio. E allora, quando si cambia idea, visto che è sempre un passaggio traumatico, cerchiamo di cambiare le cose senza però dover cambiare le cose 1000 volte, perché sono disagi importanti e la città subisce. E quindi il problema non è pedonalizzare o meno, ma è come si pedonalizza, a chi si pedonalizza e quando si pedonalizza. Quali sono i servizi aggiuntivi che offriamo a chi vive in città? Perché qui parliamo di vivibilità, ma poi non stiamo a confrontarci con le persone che davvero vivono sul territorio. Parliamo di Firenze, ma non ascoltiamo i fiorentini. Per cui il problema non è pedonalizzare o meno, ma che cosa offriamo in cambio? Appesantiamo ancora di più il traffico sui viali e ancora non abbiamo portato a termine, neanche iniziato, le linee 2 e 3 della tranvia. E allora, vado a concludere, Presidente, anche noi siamo contro la rendita. Ma la rendita è più appesantito questa città, che più ha messo la palla ai piedi ai nostri cittadini, è la rendita politica. Perché qui abbiamo un centro-sinistra che continua a sbagliare, che ha costruito in tutti questi anni contro l'interesse di questa città, contro uno sviluppo veramente... Pochi secondi per ultimare. Contro uno sviluppo al servizio dei fiorentini, che potesse veramente chiedere la responsabilità di mettersi in gioco a quegli imprenditori che prima il sindaco anche richiamava. È questa rendita politica innanzitutto che bisogna combattere e che come centrodestra stiamo cercando di combattere, perché senza un'alternativa, senza un'alternanza, la rendita politica è quello che veramente più penalizza questa città. Per cui io capisco il sindaco che cerca nuovi argomenti per la sua prossima puntata a Ballarò, però faccia e trovi qualcosa da dire che non sia qualcosa che però ricade poi sulle spalle e sulla quotidianità che i fiorentini tutti i giorni si trovano a vivere. Grazie. Grazie. La parola all'assessore Rosa Di Giorgi, prego. Grazie Presidente.
Io mi scuso anche con i consiglieri, ma perché non è consueto che un assessore di un altro settore intervenga in un dibattito che tratta in particolare temi che fanno riferimento a un ambito diverso, però io credo che il piano strutturale sia l'atto che interessa davvero tutti, quindi per quanto mi riguarda naturalmente anche per storia personale non posso non dire due cose oggi. Prima di tutto perché il percorso di questo piano è stato lungo in quanto nasce tanto tempo fa, nasce nell'altra legislatura, poi è successo altro, non siamo riusciti allora a votarlo, io ero tra i banchi della maggioranza ed è stato fatto questo cammino così rapido questa volta, per cui non ci può essere che grande soddisfazione da parte mia, proprio perché ho visto un risultato molto buono anche rispetto a quella che è stata la storia degli anni precedenti di questo piano strutturale, quindi vedere com'è che si è evoluto e vedere il lavoro importante che è stato fatto con la collaborazione e recuperando tante delle idee della città, alcune delle quali noi riconosciamo naturalmente, ma che qui hanno preso corpo. Quindi io trovo che oggi sia un momento davvero molto importante, un momento di grande soddisfazione, devo dire anche un grande momento di emozione, perché di questo si tratta. Se poi vado a guardarlo e lo voglio declinare anche alla luce della delega che ho in questo momento, mi chiedo, ma di questo piano com'è che lo potremmo spiegare ai giovani, alle famiglie, ai ragazzi? Com'è che lo possiamo interpretare in che luce rispetto alle persone? E io vedo che ci sono tante risposte su questo, in questo piano strutturale. Io trovo che sia un piano di grandissima modernità e che sia un piano davvero impostato nel futuro, impostato verso il futuro, un piano che dà speranza, e questo è quello che sempre nel momento in cui ci si deve occupare di giovani, di ragazzi, di futuro, quindi sia nel momento in cui siamo genitori, abbiamo i figli e ci troviamo a dover dare delle spiegazioni, sia nel momento in cui si ricopre incarichi come capita a me in questo momento. Io molte volte alle scuole medie in questo anno, quando si parlava con i ragazzi, si parlava delle istituzioni eccetera, molte volte io ho citato il nostro piano strutturale e glielo ho spiegato com'è che lo intendevamo, com'è che sarebbe stato e che cosa c'era dentro. E io in questo trovo un'idea di città e anche un'idea educativa molto forte, la voglio dire così. Cioè tanti dei principi che noi cerchiamo di introdurre dentro le nostre scuole, che sono i principi legati, ma anche le attività, i corsi che come comune facciamo dentro le scuole, sono legati all'ecologia, all'educazione ambientale, sono educati a nuovi stili, sono improntati a dare ai ragazzi segnali relativamente a nuovi stili di vita. Noi cerchiamo di dire che la città è un luogo da rispettare, un luogo da vivere, un luogo che deve essere nostro, un luogo di cui riappropriarsi. Tutto questo noi lo diciamo in tutti i corsi che facciamo dentro le scuole, lo diciamo. Allora proviamo a vedere il nostro piano strutturale anche in questa ottica, ed è un'ottica delle famiglie, un'ottica di spazi da dedicare alle persone di questa città. Lo diceva bene il sindaco, lo dicevano bene i consiglieri che mi hanno preceduto, l'ha detto bene Titta Meucci. È un piano dove si cerca di strutturare bene quelli che sono gli indirizzi ideali della nostra amministrazione, quello che un centro-sinistra deve volere quando imposta un suo progetto per una città. E cos'è che vuole? Vuole servizi pubblici, certo, noi vogliamo sempre più servizi pubblici perché vogliamo mettere a disposizione della gente strumenti, di tutta la gente. È un piano che prevede una progettualità anche su spazi pubblici e su pubblici e funzioni nuove che evidentemente hanno in testa o presuppongono
una città aperta, una città che non vuole essere una città che sta chiusa dentro le sue mura, come si dice, ma una città orientata all'accoglienza, naturalmente, perché nel momento in cui pensiamo spazi per funzioni pregiate che sono dedicate agli immigrati di adesso, ma anche agli immigrati che abbiamo, ma Firenze, quando parla di immigrazione, di rapporti col resto del mondo, deve pensare a tanti rapporti che ha anche dal punto di vista delle eccellenze, quindi le università straniere, tutti coloro che vengono qui per studiare, per far crescere anche loro la nostra città. Allora, nel momento in cui pensiamo queste funzioni, è chiaro che pensiamo a una nostra idea di città e vogliamo una città aperta, una città che sia accogliente da tutti i punti di vista, una città che abbia opportunità economiche, anche attraverso la ristrutturazione, come veniva detto, anche attraverso la ristrutturazione di tanti luoghi, quest'idea dei volumi zero. Proviamo a vederla in quest'altra ottica, cioè è una valorizzazione, è un rendere più pregiata la nostra città, quindi è un consegnare ai nostri giovani, a coloro a cui abbiamo il dovere di consegnare cose belle, è una città che naturalmente viene a molte opportunità. Daremo con il nuovo piano e poi con gli atti successivi anche opportunità per coloro che vogliono spazi educativi, coloro che vogliono spazi ad esempio dedicati alle attività di natura sociale, luoghi che in qualche modo coinvolgano. Non sono tutte uguali le città, è questo che io vedo in questo piano. Un piano come questo prelude a una città che può veramente sperare moltissimo e far sperare molto ai propri giovani che in qualche modo potrebbero anche aver voglia un po' di più di rimanere a vivere in questa città invece che pensare che insomma qui è troppo chiuso l'ambiente e allora bisogna andare fuori. Allora noi... Lascio ultimare l'assessore, prego. Dicevo che con questo atto così importante noi pensiamo a una città che attraverso più verde, attraverso maggiore disponibilità di spazi per la socializzazione, per le famiglie, attraverso una nuova modalità che si prelude naturalmente nelle nuove ristrutturazioni che faremo, attraverso nuove funzioni che intendiamo introdurre in questa città, è chiaro che proponiamo un progetto, è un progetto questo piano è una grande cornice dentro cui tanti potranno costruire, ma non soltanto dal punto di vista ovviamente legato al termine, ma dal punto di vista ideale. Ecco, allora io credo che oggi sia un momento davvero importante e ho voluto anche dare la mia opinione su questo perché oltre all'emozione di riuscire ad avere un risultato come questo c'è anche una grandissima fiducia per quello che ancora riusciremo a fare, lo faremo come amministrazione, lo faremo con i cittadini di Firenze, ma riusciremo forse ad essere ancora di più un segnale di innovazione. Lo diceva bene Titta quando ha chiuso il suo intervento, noi da sempre nella nostra storia siamo una città innovativa, una città che ha voluto trasformazione, che ha voluto sfidare. Questo è un piano che sfida ed è per questo che ci sollecita in modo così vitale. Ecco, forse dopo questo voto oggi ci sentiremo tutti un pochino più, avremo tutti un po' più voglia di andare avanti e di reimpostare e di continuare a far crescere bene questa città. Grazie. Grazie Assessore per questo importante e puntuale intervento. E ora la parola a Tommaso Grassi, prego. Grazie Presidente, avrei ringraziato l'unico Assessore presente, quindi ringrazio l'Assessore Di Giorgi per comunque sia il richiamo e l'intervento. Ringrazio, nonostante non sia presente, l'Assessore all'Urbanistica e il Sindaco per la relazione. Io mi unisco a tutti gli altri ringraziamenti, ma ne vorrei aggiungere due. Uno è quello forse di un organo, di organi forse un po' bistrattati da questo Consiglio Comunale, che forse sono quelli dei quartieri, che se noi abbiamo fatto un tour de force, anche loro in 15 giorni hanno
approvato e hanno discusso il piano strutturale. Quindi mi sembra il ringraziamento a tutti i consiglieri di quartiere, quelli che sono impegnati di più, quelli che sono impegnati di meno, debba andare. E poi un ringraziamento personale ai tecnici, alla coalizione, a coloro che ci hanno dato mano, al nostro gruppo, a noi, di poter approfondire ulteriormente alcuni aspetti. Chiaramente, lo sottolineo, lo dico chiaramente, i tempi veloci, i tempi stretti non hanno assolutamente favorito il dibattito, non hanno favorito la discussione, forse non hanno neppure favorito la possibilità di entrare nel merito di ogni singola osservazione traendo quello che emerge, ma comunque sia io ritengo che anche con i tempi stretti noi l'abbiamo fatto. Ed ecco perché alcune cose che anche il sindaco oggi ha detto di vedere come da parte dell'opposizione di sinistra, come una questione di aprioristica, di questione di ideologia contraria, invece noi riteniamo di sostenere le scelte, ma quello che non va bene sono i metodi. Penso, per dire, a tutto quello che riguarda le linee di trasporto pubblico locale, quindi la tranvia, anche per quello che riguarda la pedonalizzazione. La pedonalizzazione siamo d'accordo, ma quello che forse c'è da addentrarsi è sul merito di come viene fatta e in che tempi viene fatta. Oppure della fortezza, noi non abbiamo polemizzato su quello che riguarda i grandi nomi, ma abbiamo polemizzato su come era stato fatto il progetto e principalmente sull'auditorium sotto la vasca dei cigni. Ecco perché se si entra nel merito possiamo vedere quelle sono scelte condivisibili ma realizzate in maniera secondo noi non adeguate, o altre scelte che non condividiamo e che vediamo anche in netta contraddizione con alcune anche belle parole, perché noi l'abbiamo definito, è un piano che attrae nelle sue linee generali, nei suoi principi, ma poi se si entra nel merito si vede che talvolta siamo contraddetti. Penso per esempio a tutto il richiamo che aveva fatto il sindaco e che mi trovava perfettamente d'accordo sulle strade, sulle piazze, sull'apertura. Peccato che noi vediamo qui il piano essere il piano dei buchi e delle strade vanno sottoterra e il piano dei parcheggi che vanno in sotterranea o realizzando altre strutture. Quindi da un buon principio si va a realizzare tutto l'incontrario. Ma permettetemi anche due polemiche, questo lo dico chiaramente, su due punti forse che sono due nervi scoperti da parte di questa amministrazione, ovvero le aree ferroviarie. È vero, nessuno lo contraddice, hanno accolto 2/3 di quello che era stato richiesto prima, ma non sono stato io ad andare sui giornali a dire che un protocollo d'intesa non si negava a nessuno e che quindi poi quando si sarebbe trattato di andare a dare le concessioni si sarebbe trattato di ben altre destinazioni, non l'ho detto io. E poi su quello riguarda Castello, nessuno dal Consiglio ha deciso di dare un incarico a un avvocato, a cui va la nostra piena stima, per IHU, per la realizzazione, per vedere quali erano i margini. Peccato che noi oggi prendiamo una decisione su Castello, che è quella del riconoscimento totale, senza purtroppo aver potuto vedere quella che è la relazione dell'avvocato, perché purtroppo l'amministrazione l'ha completamente segretata. Naturalmente questo rende molto più difficile una qualsiasi appronta. Anche noi avevamo chiesto e ci è stato risposto che non è possibile averla. Ma io arrivo forse alla filosofia di questo piano, che sicuramente è differente rispetto a quella del piano Domenici, sicuramente è diversa, ma questo non vuol dire che deve essere migliore. E io arrivo forse ripercorrendo con tre punti. Quello è la delocalizzazione delle funzioni pubbliche, che è sotto tutti i punti di vista. Noi si va a recuperare con funzioni private quantità ingenti, abbiamo fatto dei conti, 3 milioni di euro senza considerare il recupero, e si arriva considerando il recupero fino a 5 milioni e mezzo di metri cubi, di edifici che attualmente hanno una destinazione pubblica e che a breve avranno con questo piano una destinazione privata. Naturalmente, se questi vogliono dire ASL, Università di Firenze, Comune, Regione, in questa maniera si va a ripianare da una parte i bilanci, perché naturalmente vendendo, valorizzandoli, dando la possibilità di avere una trasformazione a destinazione pubblica, ma dall'altra parte si va anche a speculare, perché quelle destinazioni pubbliche non trovano più collocazione lì dentro. Lasci concludere. Concludo dicendo semplicemente che quelle funzioni che noi andiamo a levare, il deposito di ATAF, la Mercafir, tutte le altre funzioni dell'ASL o altro, a qualche parte bisogna metterle. O ci sarà un depauperamento di quelle che sono le funzioni pubbliche sul territorio e allora non va bene, oppure ci sarà una speculazione fatta su un nuovo consumo di suolo che è autorizzato sulle funzioni e sulle destinazioni pubbliche e si va a vendere e si va a svendere anche in parte quello che è il patrimonio pubblico.
Concludo con una polemica con il riguardante la regione. Io riguardo ai 20 milioni di Torre degli Agli che la regione toscana, l'assessore alle politiche della casa regionale, ha dato al comune senza bando e senza passare da qualsiasi parte, io lo condivido, perché l'amministrazione comunale avrebbe avuto una grossa pecca, una grossa difficoltà a non poter recuperare Torre degli Agli e a mettere gente che sono attualmente assegnatari degli alloggi in piena insicurezza. Bene, ringrazio tutti e come da accordi con la Presidenza si sospende il dibattito per riprendere i lavori alle 14:45. Quindi buon appetito a tutti e a dopo. Grazie.